Sono nato nel 1979, con 43 anni sono giornalista della carta stampata. Precario di frontiera, non so più se per sfida, incapacità o per scelta. So soltanto che ormai, in un mondo che viaggia alla velocità della luce, dentro il vortice del digitale mi sento in palla con i lupi dell'informazione. In un fortino di confine che in realtà, se ne sei consapevole e voglia di metterti in gioco, può anche diventare il centro del mondo. Scrivo da una città in cui, dopo tanti anni, un pentito di 'ndrangheta avrebbe svelato il presunto motivo per il quale, quando io ero molto piccolo, un bravo uomo, che pur non avendo mai fatto, così come si direbbe oggi, coming out, era considerato omosessuale. Fu giustiziato da due killer nel retro bottega del suo negozio di abbigliamento, perché sempre secondo il racconto del collaboratore, ritenuto colpevole di aver intrecciato una relazione pericolosa. Anche se a dire il vero svelato una parola inappropriata, perché in fin dei conti non fece altro che cristallizzare ai magistrati ciò che il popolino aveva sempre saputo e raccontato molto sommessamente. Era infatti una delle storie più crudeli che alimentavano tristemente la collana dei racconti del terrore con cui noi adolescenti degli anni 90 siamo cresciuti a queste latitudini e che nella maggior parte delle famiglie ben pensanti si potevano rigliare la sera anche a tavola quando gli adulti ne parlavano più con mimiche facciali che con le parole, abbassando ancora di più il tono della voce quando per intendersi meglio si proferivano a denti strettissimi nomi e cognomi spesso appositamente storpiati per la paura di pronunciarli. Era quasi un modo di affrontare certi argomenti, blindando il tono della voce, anche quando il cancello del cortile era già stato chiuso, la porta di casa sprangata, quella della cucina accostata, il volume del televisore alle stelle e senza pericolo di telefonini spia che allora non esistevano se non per i grandi uomini d'affari, sporchi e puliti che fossero. Memoria comune vuole che l'incolpevole vittima fosse un tipo brillante, raffinato, elegante nel vestire e nei modi di fare, avanti di almeno 50 anni. Per mentalità e intraprendenza rispetto alla realtà che viveva, ma evidentemente erano tutte qualità che a lunga valsero contro il solo dubbio che un presunto gay potesse avere a che fare con alcuni ambienti, minando di fatto dei tabù che non si dovevano infrangere e rischiando perciò di far scoppiare uno scandalo che avrebbe avuto ripercussioni sull'onorabilità e dunque sulla legittimazione di certi personaggi. Un simile incidente era quindi da scongiurare ad ogni costo e ad ogni costo, soprattutto a quell'epoca, dalle mie parti significava anche con il sangue. Scrivo da una città che per anni, per il che non meno che fossero quelle rilevazioni, ha colpevolmente dimenticato questo povero uomo e molti altri, dove è servito l'intervento inaspettato di un mass mediologo venuto da lontano, uno di quei personaggi che non sai mai se sono troppo incoscienti o troppo coraggiosi, e nell'uno o nell'altro caso lo sono proprio perché, provenendo da contesti esterni, adottano approcci differenti, distaccati e a certe potenziali conseguenze probabilmente non ci pensano o neanche le immagino, per sollecitare l'istituzione a compiere un atto rivoluzionario, ovvero dedicare per la prima volta una via ad un martire del pregiudizio. Era il 9 dicembre del 2016, quando la giunta comunale di Gioia Tauro, guidata dal sindaco Giuseppe Pedà, della quale mi pregio di aver fatto parte nella qualità di vice sindaco, previo parere favorevole della commissione comunale con competenza nel settore della toponomastica, allora presieduta dall'assessore alla cultura Francesco Toscano, ritenendo meritevole la proposta del massmediologo Klaus Davi di intitolare una via al commerciante gioiese Ferdinando Caristena, ucciso in un agguato mafioso nel maggio del 90 solo perché ritenuto omosessuale, quella giunta deliberò di intitolare una via alla memoria di Ferdinando Caristena, prima di denominazione situata nelle immediate vicinanze dell'istituto scolastico San Filippo Neri. La prima volta in Italia e nel mondo che un'amministrazione comunale decise di intitolare una via ad un proprio concittadino, ucciso dalla 'ndrangheta perché ritenuto omosessuale. Un segnale importante che cristallizzò e istituzionalizzò il ricordo, secondo quella delibera che testualmente prevedeva che la memoria di tutte le vittime innocenti cadute a causa della violenza mafiosa venisse coltivata affinché il ricordo di tragici fatti che hanno caratterizzato il nostro passato impedisca il ripetersi di simili eventi in futuro. Allora io ringrazio l'ex sindaco Pedà, l'assessore Toscano, per aver condiviso quel percorso grazie al quale, premio parere favorevole della prefettura, per la prima volta Gioia Tauro fu intitolata una via ad una vittima della 'ndrangheta. E allora da qui il titolo.
titolo Vittime del pregiudizio, sulla base delle numerose interlocuzioni avute negli ultimi mesi con le associazioni Arcigay e Argeo del territorio regionale, che avevano chiesto un mio impegno per promuovere la cultura della non discriminazione e divulgare i programmi delle realtà associative in tema di salute e prevenzione. In questo senso oggi si inserisce la presentazione del volume del giornalista Domenico Latino, un libro intervista che racconta la vita di Davide Sgro, un giovane bazzato agli onori della cronaca dopo essere stato vittima di una serie di atti di odio culminati con l'imbrattamento della sua utilitaria da scritte omofobe. Prego maestro, sottofondo. Ma chi me l'ha fatta fare? Tanto già lo so, è uno di quei progetti che non porterò mai a termine. Sto perdendo solo tempo, con l'aggravante che questa volta non solo non ci ricavo nulla, come al solito, ma ci rimetto pure. Macinare 300 km a vuoto, così per assecondare le aspirazioni di uno sconosciuto, solo perché non imparo mai a stare zitto e prometto cose che poi so di non poter mantenere. Mi ero imbattuto in Davide tramite una combinazione che aveva proprio le caratteristiche di un disegno preordinato. Era una sera di incestate, calda ma piacevole, e io ero stato invitato all'ultimo momento ad una di quelle cene di gala con ospiti di riguardo e buona musica di sottofondo. Seduti insieme a noi una coppia di medici e un'altra coppia. Lui un tipo molto appariscente, capelli blu, vestiti lati, collano e orecchini, un faccione simpatico. Era lì per ricevere un premio solidarietà, in quanto omosessuale vittima di discriminazione. Com'è strana la vita, un premio ad un gay per l'inclusione proprio nella città in cui il pregiudizio aveva provocato dei matti. Ci presentammo, lei si chiamava Anna, lui Davide. Quando fu il suo turno, prese il microfono e lesse una lettera con un tale pathos che tutti, ma proprio tutti i presenti, campioni sportivi, imprenditori di successo, intellettuali, semplici cittadini, iniziarono a fare la spola al nostro tavolo per conoscerlo e congratularsi. Ma chi era questo che era più corteggiato dell'ospite d'onore? Un'attrice molto nota e apprezzata. In breve mi raccontò nel dettaglio le sue vicissitudini. Così a fine serata, giusto per dire una cosa come un'altra, quasi per dimostrare che la sua storia mi aveva particolarmente colpito, gli disse: si potrebbe scrivere un libro su di te. Lui ne fu subito entusiasta, mi chiese se fossi disponibile e mi diede appuntamento nella sua città. Accettai, ma non so bene neanche il perché. Benvenuti alla presentazione del libro di Domenico Latino, Volevo essere la base, storia affidabile e ordinare omofobia. Cedo il passo al maestro per l'intermezzo musicale. Thank you.
libro il più classico dei romanzi di formazione, quelli che lasciano passare un messaggio importante che dobbiamo contribuire a diffondere per una Calabria che sa anche essere diversa dallo stereotipo di arretratezza culturale e dove ci sono ampi spazi per accettare, che sa convivere e sa valorizzare la diversità, che non deve costringere i talenti, tantissimi anche nel mondo omosessuale, ad emigrare. Quindi lancia un messaggio di speranza. Accademico svizzero naturalizzato italiano, giornalista, saggista, opinionista televisivo, non ha bisogno di presentazione, giusto qualche dettaglio. Ha iniziato collaborando con testate giornalistiche, il Corriere della Sera, il Foglio, autore di diversi libri, impegno del giornalista contro l'Andrangheta, noto dal 2014, quando ha iniziato un tour tra i centri condizionati delle linee, grazie a cui ha realizzato vari documentari in interviste. Klaus Dani. Grazie per l'invito, ringrazio la garante Stanganelli, ovviamente Domenico Latino, tutti gli organizzatori, non sapevo che avrei dovuto parlare per prima e vi ringrazio. La dottoressa Stanganelli ha una qualità bella, tipica calabrese, che io apprezzo tantissimo amando questa terra, essendo venuto a vivere qua per diversi mesi dell'anno, che è la costanza, la gentilezza, l'educazione. Voglio dire, ci siamo inseguiti per tantissimo tempo. Purtroppo questo invito è caduto in un momento difficile per me, perché ovviamente sapete cosa sta succedendo in Medio Oriente, quindi tutti coloro in qualche modo sono vicini allo Stato di Israele, alle comunità ebraiche, ci siamo un po' stretti per un motivo o per l'altro, non necessariamente religioso. Nel mio caso io sono completamente ateo, quindi non c'entra l'appartenenza religiosa, però questa guerra ci ha assorbiti completamente. Io sto organizzando con la comunità ebraica di varie città delle azioni di raccolta fondi per i kibbutz che sono stati oggetti di attacchi terroristici da parte di Hamas il 7 ottobre, ricorderete tutti. Pertanto, dottoressa, è stato difficile trovare una data, perché io ero bloccato nel nord Italia e continueremo anche con altre iniziative nella comunità ebraica di Livorno, e faremo anche in Calabria, perché la Calabria per inciso è la città più vicina, è la regione più vicina in assoluto allo Stato di Israele. Noi abbiamo avuto per la giornata della cultura ebraica 34 comuni calabresi che hanno aderito alla giornata per la cultura ebraica, prima regione d'Italia, questo ha stupito la stessa comunità ebraica, quindi verremo anche qua. E poi, per finire, grazie alla fermezza della dottoressa Stanganelli, siamo riusciti a trovare questa data e sono riuscito a scendere nella mia Calabria, posso dirlo? La mia Calabria, bellissima ragione. Allora, brevemente su questo, facciamo un giro, poi facciamo un secondo giro, come funziona? Un giro? Allora, dico tutto adesso. Allora, tutto nasce da libro, ovviamente dovete assolutamente acquistarlo, è qui, quindi racconta, ho fatto la prefazione, ho raccontato quello che è stato il mio vissuto, racconta una storia di difficoltà ma anche una storia di speranza. E quando io sono venuto, sono stato interpellato dall'autore, insomma da Domenico, c'era una ragione specifica, questa vicenda di Gioia Tauro. Allora, sono tante le cose che ho scoperto in Calabria, ma una di quelle che ho scoperto di più nel confrontarmi con la realtà della criminalità organizzata in modo diretto con le famiglie, le conosco più o meno tutte, le ho frequentate più o meno tutte, sono andato a casa di più o meno tutti, con alcuni siamo andati anche a cena con i figli, insomma, ho conosciuto più o meno le vicende private di molti di loro, e quindi non è una conoscenza accademica, cioè li ho proprio conosciuti e ci siamo anche frequentati con molti di loro, e con alcuni ci continuiamo a frequentare. Domani andiamo a San Luca perché mi sto occupando della vicenda di Giovanni Luca Nirta, che nella famosa faida eccetera eccetera, che è stato arrestato per estorsione eccetera. Ho chiesto di poterlo vedere perché da tanti anni mi occupo della famiglia, soprattutto del figlio di Giovanni Luca, che ha avuto un problema, ha avuto un incidente stradale grave ed è su una sedia a rotelle, perché mi sto occupando della storia di quella famiglia. Adesso non voglio dilungarmi, ma per farvi capire che c'è una conoscenza non accademica, non così teorica, ma conosco bene la realtà. Venendo al caso specifico, ho letto questa storia, credo, in un articolo di Arcangelo Badolati,
che è qui presente con noi. Un saluto ad Arcangelo, il nostro maestro di tutti noi, facciamogli un applauso, di tutti noi giornalisti, nel mio caso dilettanti della vicenda della criminalità organizzata, e ho letto questa storia incredibile, una storia quasi, consentitemi di dirlo, quasi hollywoodiana. La Calabria è piena di storie importanti, solo che invece di raccontare le storie importanti raccontano sempre le stesse storie. Chi invece dovrebbe raccontare anche altre storie, però non voglio aprire questo dibattito qua. E ho letto questa storia di Ferdinando, che poi Arcangelo ha descritto molto bene, avendolo conosciuto, poi ce lo racconterà lo spessore di questo personaggio, e di questo, come anche assolutamente la persona che è oggetto di questo libro, cioè la Calabria, è punteggiata da queste figure di grandissimo spessore creativo. Qui siamo nella città, voglio dire, a pochi metri da qua c'era la famiglia di chi? Di Gianni Versace, se non erro, sono di Tremolini, dicono, giusto? Quindi parliamo di chi si è inventato la moda moderna, cioè dopo Gianni la moda non è stata più la stessa, e ancora oggi stiamo a ricordare la grandezza di Gianni. Quindi la Calabria è punteggiata da queste figure. Sono stato colpito dalla vicenda di questo ragazzo, che era un uomo già, come lo descrisse durante la presentazione a Genetauro Arcangelo, avanti. Ti ricordi, Arcangelo, quando ne parla? Mi ha molto preso quel tuo racconto, molto avanti, anticipatore sulla moda, rompeva gli schemi, aveva delle boutique già all'avanguardia, c'è, cioè, una figura particolare. Finita nel borgo delle dinamiche intranghettistiche, consapevole, forse inconsapevole, forse anche lui un po' ingenuo, forse aveva sottovalutato degli aspetti, è finito in questa vicenda. Non entrerei nel caso specifico della sua vita, di Ferdinando, perché qui ci sono aspetti anche delicati che non voglio stare a rivangare. Mi interessava il singolo, mi interessava quello che lui rappresentava, mi interessava il fatto che fosse stato ucciso per due motivi. Uno perché era a contatto stretto con questa famiglia di 'ndrangheta, c'era un rapporto, diciamo, lui totalmente strano, sia chiaro, poi da questo punto di vista deve essere assolutamente, però come nel mio caso, posso citare anche il mio caso, c'erano rapporti con questa realtà per varia natura, e anche dei rapporti, si diceva allora, con un esponente di questa famiglia. E poi diciamo che il patatrac è avvenuto quando, tipico di noi omosessuali, lo dico anche nel mio caso, noi abbiamo, se noi siamo quello che siamo oggi, scusate se lo dico, dobbiamo alle donne, perché le nostre alleate nelle battaglie, noi abbiamo fatto da apripista un po' anche per i diritti delle donne, ma le donne sono state le nostre, su questo ho scritto libri, possiamo stare qui 6 ore, le donne sono state le vere nostre movimenti femministi, non quelli di adesso che stanno con la massa, ma i movimenti femministi degli anni 70-80 che erano veramente liberi, le donne sono state determinanti nella lotta per i diritti degli omosessuali del mondo LGBT. In un caso, dottoressa Stancanelli è stata a patrocinare questa iniziativa, una donna notevole, vogliamo farle un applauso perché è stata veramente tenace e determinata. E lui aveva, perché dico la donna? Perché lui aveva un rapporto molto stretto, che è tipico di un omosessuale, con una donna anche della famiglia, che sconfinava poi, Domenico ci direi tu, sconfinava anche aspetti di affettività, no? L'uno non esclude l'altro. Ed è stata forse quella la decisione, si dice, qui abbiamo un valentissimo magistrato, il dottor Di Palma, forse anche questa decisione di far maturare questo rapporto in una relazione più forte, in un matrimonio, che ha deciso la condanna a morte di Ferdinando. Venendo al sodo, una storia incredibile, ho detto no, cioè non può passare, era il 2015, pochi anni fa, non può passare inosservata una cosa del genere. Chiamai lo Stato e trovai, devo essere sincero, lo Stato estremamente ricettivo, cioè tanto chiamai il comune, il dottor Pedà, e c'è il dottor Toscano? È qua? C'è? Il dottor Toscano? Ci sei o no? No, e il dottor Toscano per prima, e poi il dottor Pedà, devo dire,
cioè contro i soliti pregiudizi stupidi sulla Calabria, non a porte aperte. Di più, Klaus, bellissima idea, ovviamente ci sono degli iter amministrativi, legislativi da percorrere, ma il comune è con te. Questo bisogna dirlo, cioè a volte la paura è un alibi per non fare le cose. Cioè, ho trovato Domenico le porte, tu lo sai, sei un po' testimone di quello che è successo, la dottoressa Stanganelli l'ha detto, poi sono state inoltrate, c'è qui il dottor Di Palla, le pratiche amministrative per fare questo tipo di riconoscimenti. Io ho detto, intitoliamo la mia strada a Gioia Tauro, è una realtà che conosco abbastanza bene, conosco bene la famiglia, conosco bene la famiglia Pirumani, perché conosco Gioacchino, conoscevo Antonio, stavo a Milano, mi hanno arrestato da Gioacchino. Anzi, fece una cosa, vi svelo una cosa. Quando poi il comune fece l'iter, questa è stata una mia iniziativa, il comune né Toscano né Pedà sapevano nulla di questo, vorrei che fosse chiaro, nulla. E quando iniziò a uscire sui giornali questa volontà di testare una strada, una piazza, eccetera, io chiamavo, allora era libero. Gioacchino Pirumani, cugino di Antonio, e Mommino, e gli dissi, senti, hai visto per caso questa cosa che sto facendo? Sì, l'ho vista, dimmi Klaus, l'ho vista. Dice, ma voi che posizione avete su questa vicenda? Per capire, no? E lui dice, ma io l'ho sentita, sai, nel paese a Gioia Tauro l'ho sentita, però ti devo dire la verità di questa cosa, non ce ne frega niente. Ho detto, va bene, ho capito, bene, non ce ne frega. Ma non, chiaramente non per chiedere il benestare dei Pirumani, da giornalista e figlio di puntini, volevo capire qual era un po' la reazione di quella... di quella parte lì, perché volevo capire un po' questa vicenda, che meccanismi solleticava nel cuore dell'Andrangheta. Io faccio sempre così, provoco sempre, è un modo di fare. E leggendo l'ultima ordinanza della Guardia di Finanza Garden, dove c'è 50 pagine in questa, peccato che in conferenza stampa la procura non l'abbia fatta emergere questo aspetto, perché è un'occasione anche di visibilità per l'indagine. Queste sono le curiosità della Calabria, sono in questa ordinanza della famiglia Borghetto, altra famiglia che conosco abbastanza bene, Borghetto, eccetera. Lui, Don Cosimo, dice a un certo punto, questo qua, e racconta la Guardia di Finanza come ogni articolo che facevo su di loro, cosa scatenava all'interno della famiglia. Ci sono 50 pagine su questa narrazione, che è molto minacce, cose, maledizioni di tutti i tipi nei miei riguardi, e diciamo, quella è la mia patente di antimafia. Io non ho bisogno delle patenti delle antimafia, perché leggiamo anche sui giornali, in particolare su un giornale, La Verità, c'è un'inchiesta su, diciamo, nell'industria del buonismo, cosa può produrre. Io faccio, diciamo, la mia patente arriva da quel tipo di minacce, da quel tipo di attacchi, da quel tipo di aggressioni, non ho bisogno di altre patenti. Venendo a questa vicenda, abbiamo inoltrato la richiesta, e lo Stato è stato di una rapidità pazzesca, questo lo voglio dire. Cioè, quando si presentano, ci tengo Domenico, cose buone, e lo Stato reagisce. Il dottor Di Palma, il prefetto Michele Di Bari, il questore Grassi, devo dire, tutti insieme, non per fare un favore a me, hanno, non so come dire, patrocinato questa cosa, l'hanno presa a cuore e sono venuti tutti alla presentazione, tutti, ai massimi livelli. Quindi c'è stata un'adesione dello Stato su questa cosa qui, molto importante. Perché per me il tema è importante? Perché il Sud è dipinto in un modo non veritiero. Per certi anni l'ho fatto anch'io, tanti anni fa, me ne assumo la responsabilità. Si dipinge un Sud che, per carità, ci sono le sacche di omofobia. Qui vengono raccontati alcuni episodi molto importanti in questo libro, le difficoltà soprattutto di chi si dichiara, come facciamo noi, ma ci sono sacche di omofobia. Però vorrei citare un dato del Sud, che smentisce in tanta narrazione. Il Sud ha espresso due governatori omosessuali votati democraticamente, uno in Puglia e uno in Sicilia. È successo qualcosa? Assolutamente no, la gente ha votato la persona.
Cioè, tendiamo a descrivere noi giornalisti un sud che spesso smentisce nei fatti i nostri pregiudizi. Ancora lo aspettiamo il governatore gay nel ricco nord, ma dov'è? Ancora non c'è, siamo ancora al macismo della Lega, ancora fermi agli anni 80-90 al cielo duro della Lega, ancora non prendiamo esempio dai meridionali, che parliamo tanto dei meridionali. Questa è stata la cosa che mi ha colpito. E poi il fatto che la narrazione antimafia, qui devo fare una critica che faccio in tutte le sedi, la narrazione dell'antimafia ometteva, fino ad allora, o da allora cambiato, ometteva la dimensione dell'omosessualità, la disconosceva, faceva in modo che non ci fosse, che addirittura che negata nelle vetrine. Io ricordo incontrare un PM di Milano, stendiamo un velo, e gli dissi, ma parliamo del 2014, ci sono delle vetrine, rapporti omosessuali? No, assolutamente no. Poi sono venuto qua, ho conosciuto delle famiglie, non voglio indicare la città, però insomma nella piana, per capirci, dove ho scoperto, frequentandole, che c'erano figli di autorevoli capi delle ndrine del posto, notoriamente omosessuali, tutti lo sapevano, tutti lo sanno nella Posca, e quello che viene detto ufficialmente, cioè che poi che è accaduto in passato, e che è accaduto in passato, cioè che venivano mandati in Australia, che venivano cosati, eccetera, eccetera, no, non solo, ho scoperto un'altra cosa, che all'interno, e questo nella vicenda del Borghetto, raccontando la vicenda del Borghetto, ve lo dico per dire che questo è anche un problema che non viene raccontato della Ndrangheta, ma c'è, tra 10 anni uscirà, vi assicuro che c'è. C'è stato l'episodio di un noto affiliato qui a Reggio Calabria, notissimo affiliato, che per il fatto che avesse, si diceva che avesse nella Ndrangheta una relazione con un killer di archi, questo determinò un suo allontanamento, raffreddamento di Don Cosimo Borghetto rispetto alla Posca. E decine e decine di storie di questo tipo. Tutto questo nell'antimafia compare veramente. Vi siete mai chiesti perché? Io non sono un giurisdizionalista, non so niente di diritto, però sono uno che i sentori nella vita ce li ha, perché si vuole conservare l'antimafia in una lotta tra maschi alfa contro maschi alfa, contro macismo versus macismo. Cioè si vuole, addirittura mi ha colpito una cosa della cattura di Messina Denaro. Quando hanno catturato Messina Denaro, hanno trovato gli indumenti femminili nel suo covo, vi ricordate, parrucche, eccetera. La cosa che mi ha molto colpito da omosessuale e da conoscente di questi problemi è che gli inquirenti si siano precipitati a fare un'ansa per dire no, ma non sono indumenti che lui indossa per scappare dalle forze dell'ordine, sono cose che probabilmente sono delle sue... Cioè, quasi che la preoccupazione dello Stato fosse quella di preservare diciamo, l'identità di Messina Denaro, quando invece, cito un magistrato libero e fuori dagli schemi come Raffaele Cantone, disse, quando catturò Boss Yonta, disse: abbiamo trovato gli indumenti femminili di Yonta, Yonta non è assolutamente omosessuale, ma usava questi indumenti femminili, dice Cantone, per sfuggire alle forze dell'ordine. Quindi c'è un problema forte di narrativa dell'antimafia, ma perché l'antimafia è molto condizionata da certe correnti culturali. Chiudo su questa vicenda, su questo percorso. Voglio dare un messaggio di speranza. Questo libro dà un messaggio, il fatto di carissimo, il fatto che lo Stato sia stato nostro alleato in questo percorso, che sia stato presente, che abbia voluto dare un messaggio. Eravamo in pochi a Gioia Tauro, pochi, però è stato un forte messaggio per la città, lo Stato c'era, devo dire, lo Stato c'era. Questo libro è molto importante perché rappresenta un discorso di dolore, di bullismo, quello che tutti subiamo e reagiamo magari in modo diverso. Lui ha patito delle situazioni di oggettiva discriminazione, perché posso permettere, un ragazzo per bene, un'anima delicata, un ragazzo non portato a rispondere pane al pane. Io per esempio, quelle poche volte che sono stato oggetto di attenzioni nella scuola, menavo, cioè ognuno al suo, cioè se mi menavo, non menavo,
cioè applicavo la legge biblica, niente Vangelo, legge biblica nel mio caso, e quindi ogni omosessuale ha il suo modo di reagire, io reagivo in modo biblico, per chi conosce l'Antico Testamento. E lui, però, da questa cosa, se vi posso permettere, c'è un'educazione sentimentale, andrebbe distribuito nelle scuole questo libro, Domenico, perché c'è un'educazione, un percorso sentimentale, dove io voglio dire questo: in questa terra, la terra di Gianni Versace, dei greci, la terra dell'ebraismo accogliente, la terra delle minoranze linguistiche, la terra che ha dato opportunità a tutti, la Calabria ha dato opportunità ai greci, agli ebrei, perché non sono stati calabresi a cacciare gli ebrei, gli ebrei sono stati cacciati dagli spagnoli che dominavano la Calabria. Ricordiamoci, perché in Calabria non c'è stato un solo popolo, una sola strage contro gli ebrei. In Sicilia ci sono stati, in Calabria no, perché comunque c'è la convivenza. In questa regione dove c'è accoglienza, dove tutti possono avere opportunità, è una regione anche dove il pregiudizio sta fortemente diminuendo. Qui c'è un gay pride, quanti anni sono che c'è? 10 anni, dove c'è una partecipazione in massa, cioè non ci sono pregiudizi. Devo dire anche l'amministrazione in essere, con tutti i problemi che ha avuto, però su questo punto è stata ferma, sul punto dei diritti. Questo bisogna darle atto a questa amministrazione, che contesto su tutta la linea, che dovrebbero essere mandati a casa domani, ma su questo punto riconosco che questa amministrazione sui diritti ha tenuto il punto. Quindi per la Calabria, questo libro di speranza, si passa una metafora della Calabria, si può passare dal pregiudizio, i calabresi sono vittime di pregiudizio, sono vittime di pregiudizio, si può passare dal dolore a una vita di opportunità, di riconoscimento sociale. Cioè noi in Calabria, dico noi perché io ho adottato la Calabria e sono stato adottato dai calabresi, dico noi dobbiamo preservare questi giovani talentuosi che possono offrire i Gianni Versace della situazione, non devono lasciare più la nostra terra, devono lavorare qua e mettere il loro genio a disposizione di questa terra. Quindi ho interpretato questo libro come una metafora della Calabria, che è una regione straordinaria, emotivamente, tribale nel senso buono del tribalismo, non nel senso cattivo, dove i valori contano, usiamoli per tutelare questa regione, questa città fondata dal pronipote di Noè, Ashkenaz, fondata da Ashkenaz, avete via Ashkenaz qua, è stato il fondatore di Reggio Calabria, c'è una città biblica, millenaria, la culla della civiltà. Quindi la Calabria e questo libro hanno una cosa in comune, questa narrazione di speranza. Possiamo uscire dall'angolo, insegnare tante cose e dare tanti esempi, perché questa è la culla delle civiltà e mi permetto di dire la culla della citazione, della tolleranza, della condivisione. Un esempio, e chiudo: ieri sera sono venuto in aereo, siamo atterrati alle 11, alle 11 di sera, perché ho preso l'aereo da Roma, ho finito un impegno professionale. Io sono andato sull'aereo a faccia tosta e mi sono detto: io, scusate, non ho la macchina, qualcuno mi dà un passaggio per andare a Reggio? Subito un passaggio, ho trovato una cosa. Un'altra volta dovevo andare all'aeroporto, ho fatto l'autostop, dopo 5 minuti mi hanno dato un passaggio. Questa è la Calabria, dobbiamo imparare da loro al nord, non fare i maestini, che c'è gente che si dice che si occupa di Andrangheta, che non l'ho mai vista in 10 anni, mai vista. I teorici dell'Andrangheta a Milano non sanno niente. Io mi accorgo quando vado indagato per diffamazione di non so quali boss e devo affrontare questi argomenti, e mi rendo conto che non si capisce cos'è la Calabria. La Calabria con il cuore in mano, e questo libro è un esempio di speranza che vi prego tutti di leggere. Grazie. Percorso nelle istituzioni scolastiche, già nei mesi scorsi, sulla base delle interlocuzioni con ACIE Reggio Calabria, GEDO Reggio Calabria, che sono qui presenti, ci eravamo attivati. Io personalmente, come ufficio del Garante della Salute, avevo trasmesso una missiva alla città metropolitana di Reggio Calabria
e alle istituzioni scolastiche proprio perché si promuovesse la cultura della discriminazione già a partire dai banchi di scuola, proprio perché noi crediamo che l'amore, ecco, non debba conoscere diversità. E approfitto, l'ho fatto prima, lo ringrazio per essere qui presente, l'ex sindaco di Gioia Tauro, Giuseppe Pedà, che ringrazio per aver condiviso quel percorso che poi ci portò con coraggio e con impegno ad approvare quella delibera di giunta comunale. Per la prima volta a Gioia Tauro una via fu intitolata ad una vittima di 'ndrangheta, quindi grazie al sindaco. Approfitto per salutare il dirigente scolastico dell'Istituto Paolo VI Campanella di Gioia Tauro, il professore Mimmo Pirrotta, il vicepresidente dell'Istituto Piria di Rosarno, la professoressa Corso, i docenti, il vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Reggio Calabria, il dottore Giuseppe Zampogna, l'Ordine dei Commercialisti rappresentato dal dottore Fedele, tutti i medici presenti in sala, per citarne alcuni, vedo qui il dottor Said, il dottore Calogero, mi scuserà qualcuno se non lo vedo e quindi rischio di dimenticarlo, le associazioni presenti, vedo Salute Donna, Pro Casa della Salute, insomma tutti i convenuti che ringrazio per aver compreso il senso di questa giornata che secondo me ha un valore profondo. Procediamo con una lettura di un altro estratto del libro, quindi prego il maestro. Sono nato nel 1995, ho 27 anni e ho sempre vissuto in questa casa, in questo quartiere. I miei ricordi risalgono più o meno a quando ne avevo 8 anni. Di quel periodo rammento una bellissima infanzia, trascorsa soprattutto a giocare giù nel cortile con i ragazzi del condominio che ormai sono nulla, si sono creati tutti una famiglia. Ruppi il ghiaccio chiedendogli di raccontarmi della sua fanciullezza. Non sapevo da dove cominciare e quella era la domanda più scontata per giungere a discutere della sua omosessualità, anche se non dovetti affatto fingere disinvoltura perché non mi sentivo per niente a disagio. Più Davide parlava, più lo incalzavo con le domande così spontanee che non sapevo più se fossi lì per il libro intervisto per una comune interpretazione. La verità era che volevo conoscere i motivi, se ce n'erano, che avevano portato un ragazzo come Davide ad essere omosessuale. Più in là avrei capito molto di più. Il registratore era acceso, ce ne scordammo entrambi e lui cominciò a raccontarsi. Che ricordi ti porti nell'elementare? Cercavo di capire se fossero gli stessi che conservavo anch'io. Un periodo di spensieratezza, bei tempi a differenza di adesso. Se potessi ritornare indietro, vorrei vivere ancora quel periodo. Non so perché, sarà che sono cresciuto, ma mi mancano quelle cose che facevo da bambino. Si viveva una libertà diversa rispetto ad oggi, io la percepisco così. Ricordo un episodio quando la maestra d'italiano, di cui rammento ancora il nome, si chiamava Melina, ci chiese di fare un tema in cui dovevamo parlare del nostro giocattolo preferito. Io portai in classe una bambola. Descrissi com'era la bambola, madre, capelli biondi, gli occhi. Quando la maestra mi chiese perché l'avessi portata a scuola, io le risposi: perché io mi sento una bambola. Avevo 8 anni, volevo essere come lei, nell'aspetto fisico mi piaceva essere proprio come la bambola. Vedevo in lei un canone di bellezza e di perfezione. Mi piacevano i capelli, soprattutto. Erano lunghi e biondi. Li osservavo, li idealizzavo, mi attiravo. E poi immaginare di essere una Barbie mi dava proprio un senso di libertà. Ero io. E allora, prima di cedere la parola al procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria, il dottore Roberto Di Palma, che ha seguito tra l'altro anche la storia di Ferdinando Caristena, consentitemi, anche il procuratore non ha bisogno di presentazioni, ecco, giusto qualche estratto del curriculum. PM Appalli, sostituto procuratore della DDA di Reggio Calabria, ha istruito i processi Porto, Viola Marcello più 24, da coordinatore della cattura dei latitanti. In 2 anni e 3 mesi le sue indagini hanno assicurato alla giustizia 18 ricercati inseriti tra i 30 latitanti più pericolosi d'Italia, tra questi il boss Gregorio Giuseppe Bellocco e Giuseppe D'Agostino. Portano alla firma di Roberto Di Palma le inchieste più importanti contro le cosche della piaga di Gioia Tauro, maestro e 100 anni di storia. Allora, procuratore, allora come oggi l'omosessualità per i clan era un tabù, che solo l'idea che un omosessuale potesse introdursi in una famiglia di 'ndrangheta non era accettabile. Per la 'ndrangheta un gay non solo non verrebbe mai affiliato, ma creerebbe seri problemi di reputazione al clan. Allora la domanda che mi sento di porre è: come è mutata e se è mutata nel tempo la percezione dell'omosessualità negli amici?
tutti venuti come Klaus, siamo in 7, 20 minuti a testa, ce ne andremo pomeriggio e io purtroppo non posso farlo. Anzi, mi scuso anticipatamente sulla circostanza che fra un po' dovrò andarmene, ma sono di turno, c'è stato un incidente stradale che ha visto coinvolti dei minorenni e quindi devo sbrogliare delle questioni di ufficio. Però vi rassicuro, non si è fatto tanto male nessuno, quindi ringraziato il Dio, tutto a posto. Allora, ci sono alcune cose che volevo dire. Intanto la prima situazione, io come magistrato normalmente non sono abituato a parlare dei processi e men che meno dei processi che si sono conclusi, perché il processo che si è concluso ha una sua storia che è data dalla sentenza e dai verbali di udienza, punto. Quindi c'è poco altro da aggiungere. Chi vuole conoscere i fatti nello specifico può andare a leggere lì. Dice, allora che sei venuto a fare se ci stai dicendo della vicenda di Ferdinando Canister? Andate a leggere la sentenza. Sono venuto qui per alcune riflessioni. Prima di tutto, quanto fosse profondo il pregiudizio a quei tempi, le dichiarazioni che rendono, che svelano il retroscena relativo all'omicidio di Ferdinando Canister risalgono al 1992-93 e le rende un primo collaboratore di giustizia, diciamo, della nuova epoca della fascia tirrenica. Il primo di tutto fu Primo Scriva, ma successivamente ci fu questo Annunziato Raso dal Bosco di Rosarno, il quarto stradone del Bosco di Rosarno, che a un certo punto, condannato all'ergastolo, incomincia a rendere delle dichiarazioni e parla anche di questo omicidio. La prima cosa, ecco, che posso raccontare, che non è logicamente nella sentenza e non è nei verbali di udienza, è la reazione che noi registrammo quando si incominciò a parlare di questo omicidio, perché ne parlava come un omicidio compiuto da persone che lui frequentava, quindi da quel gruppo, da quella famiglia, e però ne parlava in maniera assolutamente strana, abbassando quasi la voce, no? Sentivo prima che certi leggeramenti si facevano abbassando la voce, sì, anche lui racconta di questo omicidio la prima volta abbassando il tono della voce, come se stesse svelando qualche cosa o stesse parlando di qualche cosa di cui lui stesso aveva, oserei dire, quasi vergogna, qualche cosa di cui non si parlava abbastanza, non si poteva parlare ad alta voce. E poi non si capiva per quale motivo, perché all'inizio le sue dichiarazioni sono quelle di dire fu ucciso perché conosceva una ragazza che faceva parte di quella famiglia. E che noi praticamente ci chiedevamo, capito, ma perché viene ucciso perché conosce una ragazza? Tante ragazze conoscono persone che appartengono a famiglie mafiose, perché lui viene ucciso? E un po' alla volta viene fuori quello che nella sentenza poi viene tratteggiato, la vera motivazione che c'è dietro questo omicidio, di questa strana relazione esistente sia con membri maschili che poi con questa ragazza, quindi femminile, della medesima famiglia. E quindi l'onta che ne poteva venire fuori. Ed è, guardate, paradossale il tutto, perché paradossalmente, voglio dire, finché c'erano delle relazioni con membri maschili, la cosa andava tranquilla. Il fatto invece che a un certo punto incominciò una relazione sentimentale con la sorella di queste persone, succede, diede vita a tutto questo finimondo. Però ripeto, è tutto in sentenza. Questo però per sottolineare come tutto veniva vissuto in una situazione di enorme pregiudizio. Ricordo addirittura il dibattimento, quando fu praticamente sentito su questa situazione, non riusciva a parlare direttamente. Lui, che devo dire, io ho sentito per la prima volta una sua che si esprimeva in un italiano che era molto particolare, perché era un misto di dialetto, di linguaggio zingaresco e di suoni culturali, per cui era veramente complicato capire che cosa stesse dicendo. In quell'occasione cominciò a usare tutta una serie di circonlocuzioni perché non voleva dire come stavano le cose, aveva vergogna, paura di dire come stavano le cose. Oggi una persona diversa, logicamente racconterebbe tutto in maniera differente, con molta più proprietà di linguaggio, ma mi colpì tantissimo come lui, che aveva tutta questa difficoltà, in quell'occasione si attrappava quasi sugli specchi perché non riusciva a dire esattamente, non voleva dire le cose come stavano. Cosa è cambiato nel tempo? Sono cambiate determinate situazioni? Oggi c'è un pregiudizio differente? No, direi di no. Prima Klaus faceva riferimento alla circostanza che alcuni figli di note famiglie della Piana sono omosessuali più o meno non dichiarati. Sono omosessuali ma non dichiarati. Le famiglie... però lo sanno tutti. Io potrei aggiungere molto di più.
perché nella messe di intercettazioni telefoniche ed ambientali che si fanno durante praticamente i processi viene fuori di tutto e di più. E, logicamente non sono intercettazioni che sono utili ai fini istruttori e quindi non vengono depositate, perché sapere che Tizio piuttosto che Caio si frequenta con i transessuali della villa comunale di Reggio Calabria, commentando poi sulla prestazione sessuale, piuttosto che due che vanno a comprare un carico di cocaina sulla Ionica e tornando presi dalla foglia si devono fermare un attimo per consumare un amplesso, non ha rilevanza dal punto di vista penale delle indagini e quindi queste intercettazioni non vengono riversate nella massa di quelle che poi sono utili e vengono trascritte. Ma vi posso assicurare che in ogni indagine c'è sempre qualche risvolto di questo senso. E quindi è un fenomeno che sicuramente è molto diffuso, però è visto sempre con assoluta, come dire, con grandissimo pregiudizio, perché d'altro canto, guardate, per un'associazione di stampo mafioso che basa la sua, praticamente lo suo stesso nome, Andrangheta, Anerandros Agathos, l'uomo di valore, quindi fa del valore del macismo maschile uno dei cardini, logicamente è un enorme controsenso poter poi contravvenire in qualche maniera a questo principio fondamentale. Quindi è logico che viene vista con assoluta preoccupazione, con tantissima, con tantissimo pregiudizio, viene nascosto assolutamente. Poi tutti sanno, però sapete, questo è un po' il motivo anche di quelli che sono i tradimenti interfamiliari, perché nelle famiglie di 'Ndrangheta ci sono rapporti che sono interfamiliari con cugini, con cugine, con pari, con comari e quant'altro, che nemmeno vi fate un'idea, dove magari poi tutti sanno, però l'importante è che non se ne parli per salvare la faccia. Questo poi è il senso di queste situazioni. Bene, però detto questo, io volevo spendere due parole, se tengo insieme un critico letterario, sul libro, perché oggi siamo qui per presentare questo libro, che mi sono letto un po' tutto di un fiato. E devo dire che mi è piaciuto particolarmente perché è trattato in maniera assolutamente spontanea. Ecco, quello che mi è piaciuto dimostrare soprattutto tutta la vicenda delle domande e delle riflessioni fatte da un eterosessuale che si approccia forse una delle prime volte con il mondo omosessuale. Mi è piaciuto perché mi sono ritrovato anche in tanti forse pregiudizi di fondo che avevo anche io, tante forme, no, di pensieri che stanno un po' dietro l'angolo, che tu nascondi, però che ci sono. E oggi sono contento di essere qui perché in fondo è un riconoscimento non a chi ha raccontato la storia né praticamente a chi l'ha scritta, ma in fondo la sento anche un riconoscimento nella mia persona e vi ringrazio per questo e sono onorato di essere qui. Perché evidentemente, pur non essendo io un omosessuale, anzi essendo dichiaratamente e rigorosamente un eterosessuale, vuol dire che chi mi sta di fronte non sente questa differenza. E questo per me è importantissimo, perché come magistrato io sono chiamato a fare rispettare la legge, a tutelare chi viene offeso nei propri diritti, indipendentemente da razza, religione, sesso, orientamento sessuale, qualsiasi altra cosa. Quindi per me questo oggi essere qui è importantissimo, ne sono veramente contento. Ed è un momento di arricchimento per me, perché mi rendo conto che evidentemente anche lo sviluppo del lavoro che ho avuto in questo periodo è stato importante. Oggi devo dire che, ritornando a questi dei meccanismi dello Stato che diceva Klaus, lo Stato c'è stato, c'era quando ci sono state alcune situazioni, mi fa piacere che questo venga detto e io sono convinto che lo Stato c'è. E d'altro canto, se non fossi convinto di questo, con tutti gli errori del caso, intendiamoci, non è che lo Stato è sempre presente in maniera impeccabile, tutt'altro, si fanno tanti errori, ma lo Stato c'è. D'altro canto, vedete, se non fossi convinto di questo sarei un pazzo, perché che tipo di lavoro farei se non avessi la prospettiva di un miglioramento, la prospettiva di un qualcosa di meglio. Io ho sempre detto che il cosiddetto, la società civile,
così come il malcostume dell'Andrangheta, è come l'Andrangheta è come un torrente di melma. A noi non sta il compito di bonificare completamente questo torrente, perché forse non ci riusciremo mai. A noi sta il compito però di bonificarne un centimetro di margine a destra e a sinistra ed essere comunque tranquilli e sereni di consegnare alla generazione che viene dopo un torrente che è un po' più piccolino. Ecco, questo ne sono convinto, questo è il nostro compito, non fare cose grandi, ma fare quello che è la nostra quotidianità, che poi si risolve in cose molto grandi. Perché così facendo non sarà oggi, non sarà domani, sarà fra 30 anni, non so quando, ma come diceva Falcone, un fenomeno umano, anche la 'Ndrangheta, e come fenomeno umano anche questo ha un suo inizio, ha una sua vita, ma avrà sicuramente anche una sua fine. E noi a quello dobbiamo puntare con questa prospettiva, non nell'immediato. Quindi l'impegno ci deve essere costantemente per questo, cioè per la prospettiva che noi potremo consegnare agli altri una società migliore rispetto a quella che ci hanno consegnato. E su questo io ne sono certo, perché quando io frequentavo il liceo classico di Lofi, mai qualcuno ci parlò di 'Ndrangheta, mai. Eppure il mio compagno di banco era il figlio del boss del paese dove io abitavo, gli avevano ucciso il padre nel 1975. Nessuno mai ci venne a dire che cos'era la 'Ndrangheta, e tanti di quei ragazzi che frequentavano con me sono stati uccisi nella guerra di mafia di Locri e di Siderno, eppure non se ne parlava, come se fosse un qualche cosa che erano gli stessi anni in cui il sindaco di Gioia Tauro, testimoniando nel procedimento penale a Reggio Calabria, il famoso processone, disse che la 'Ndrangheta era un'invenzione giornalistica, perché a Gioia Tauro non si sapeva che cosa fosse tutto questo, erano quelli gli anni. Oggi abbiamo il coraggio di dire invece di sentire cose diverse. Lo sentiamo per quello, lo sentiamo anche sul discorso di un'altra discriminazione enorme, che è quella degli stranieri, altra tematica sulla quale dovremmo confrontarci, perché anche lì esistono discriminazioni culturali che sono terribili, invece dovremmo essere una città più disposta ad accogliere, più disposta a comprendere, più disposta a guardare anche alla nostra storia, perché noi siamo stati i migranti, noi siamo stati quelli che venivano chiusi a Ellis Island per la quarantena, noi siamo quelli che andavano con i borsoni, i nostri nonni, se non noi, andavano con i borsoni con lo spago attorno. Non dobbiamo dimenticarci di questo, dobbiamo dimenticare che in tanti ristoranti della Germania come della Svizzera c'era scritto non si fanno entrare i cani e i meridionali italiani. Quindi questo non lo dobbiamo dimenticare, secondo me. Poi logicamente ci sono tante soluzioni di carattere politico e ringraziando Dio faccio il magistrato, non devo scrivere leggi, quindi non è un compito mio e ne sono ben contento, io le leggi le faccio applicare. Però da cittadino e da uomo io penso che sia un nostro dovere guardare anche la nostra storia per guardare quello che stiamo vivendo oggi ed essere molto più inclusivi. Ecco, vi avevo detto che non avrei parlato tanto e spero di essere rimasto alle perle. Grazie. Grazie, il senatore, per molto un privilegio averla qui con noi. E allora proseguiamo con un'altra lettura di un estratto del libro. Un periodo importante della sua infanzia Davide lo trascorso in sua parrocchia, quella del Santissimo Rosario. Frequentava il catechismo e andava a messa ogni sabato. Erano gli anni delle elementari. Il prete si chiamava Don Franco, aveva un bel rapporto sia con lui che con le catechiste. In chiesa non è mai successo nulla di strano, non gli era mai capitato di dover affrontare certi argomenti. Il fatto della Barbie, dopo quella volta in classe, lo aveva sempre tenuto nascosto. Non gli andava più di parlarne, né pensava minimamente di portarsi la bambola dietro. Aveva con sé però l'inseparabile Ossoioli. Me ne andavo in giro con l'orsetto, me l'aveva regalato mio padre e mi piaceva così tanto che me lo coricavo a letto. Avevo paura del buio e mi trasmetteva protezione. Di giorno lo tenevo in braccio, Bernardo, era proprio come l'orso Yogi e Yogi l'ho chiamato, mi ha fatto compagnia in quel periodo, ancora lo conservo. Con i bambini del quartiere si giocava nel pomeriggio, c'era Alessio, Serena e poi un ragazzo che aveva qualche difficoltà, oggi direi un bambino speciale. Mentre gli altri lo guidavano, io non ho mai avuto nessun problema a frequentarlo. Spesso andavo a casa sua e altrettanto spesso era a casa mia. Questo è stato il mio approccio con quello che oggi definiremmo diversità, che per me non esiste. Comunque sia, si è e basta, ognuno con le proprie difficoltà, i propri pregi e i propri difetti sui quali lavorare per migliorare. Procedo a
presentare l'altro relatore, giusto anche qui un estratto, giornalista professionista, laureato in giurisprudenza, capo servizio del quotidiano Gazzetta del Sud, autore di numerose pubblicazioni, per citarne alcune, Mamma 'ndrangheta, Io d'amore non muoio, sulle devianze criminali e misteri calabresi, e ha seguito negli ultimi 30 anni i più importanti processi celebrati in Calabria. Componente del Centro di Documentazione e Ricerca sul Fenomeno Mafioso all'Università della Calabria, coordina il Comitato Scientifico dell'Osservatorio Nazionale Falcone Borsellino, autore di trasmissioni televisive e testi teatrali, ha vinto numerosissimi premi e ricevuto riconoscimenti internazionali. Allora, come poterlo, quale incipit posso dare all'Arcangelo Badolato se non citando Capullo, mi viene in mente il Carmecinto, viva musna lesbia, attuamens, rumoresco se non severiorum, viviamo, mia lesbia, amiamo, e le chiacchiere dei vecchi, troppo severi, stimiamo l'elenco del valore di un soldo. E allora Catullo rivolge a se stesso e a lesbia, in questo senso l'invito a godere dei piaceri della vita, dell'amore, senza curarsi della morale, del mos maiorum, e delle chiacchiere dei vecchi troppo severi che vi sbigliano le loro spalle. Poi mi viene in mente il De Profundis di Oscar Wilde, dalle carceri, ricordiamo, sta poi processato per la propria omosessualità, rivolgendosi al proprio compagno, al termine di questa lunga lettera, dice: il passato, il presente e il futuro sono un unico momento, agli occhi di Dio, la luce del quale dobbiamo vivere eternamente. Tu sei venuto a me per insegnarmi i piaceri della vita e il piacere dell'arte. No, io sono venuto a te per insegnarti un significato più profondo, il significato del dolore e della sua bellezza. Mi prego, Arcangelo Badolato. Grazie per avermi invitato. Cominciamo da un grande inganno, un grande inganno che attraversa non la storia della 'ndrangheta, ma la storia della letteratura. Il grande inganno viene dal più famoso, antico e celebrato poeta, che è Omero, il poeta cieco, che riuscì, tra l'altro, io non mi sono mai spiegato come, ad ambientare la parte più divertente, interessante del viaggio di Odisseo di fronte a noi, di fronte ai suoi eroi. Come faceva uno che stava a centinaia di chilometri di distanza ad immaginare i luoghi, a descriverli, a raccontarci la storia di Odisseo che incontra il dio del vento nelle isole del vento. Ecco, Omero viene costretto a raccontare una menzogna dai traduttori della sua opera, perché l'influenza esercitata dalla Chiesa Cattolica e da un certo tipo di cultura arretrata della lettura dell'Iliade, che è l'altra grande opera di questo grande poeta dell'antichità, ci racconta di un amore trasformandolo in una parentela. Ed è ciò che accade nella parte più delicata del racconto, quando un semidio che combatteva con gli Achei, quindi sotto il comando di Agamenne, si arrabbia con Agamennone, che era troppo autoritario, troppo presuntuoso, e decide di lasciare la guerra contro Troia. Troia era una città meravigliosa, governata da un re straordinario che si chiamava Priamo, che aveva un figlio che era il più valoroso guerriero di quella regione del mondo, che si chiamava Ettore, il principe ereditario, che aveva una donna che lo amava tantissimo, che si chiamava Androna, che a questo grande amore dedicava una scultura meravigliosa di Giorgio dei Chirico. E quindi Achille se ne vuole andare, vuole lasciare la guerra. Se Achille avesse lasciato la guerra contro Troia, certamente gli Achei sarebbero stati sconfitti. Ma che succede? Che Patroclo, mentre Achille è lontano dall'accampamento, indossa l'armatura di Achille e scende sul campo di battaglia a cavallo. Ettore, figlio di Priamo, crede che quello sia Achille, e quindi lo va a sfidare, naturalmente. Lo sfida, siccome quello non è Achille, ma è Patroclo, lo uccide. Patroclo, vedete, non era il cugino di Achille, come viene forzatamente raccontato nelle traduzioni moderne, antiche e moderne, diciamo quelle influenzate dal cristianesimo dell'Iliade. Patroclo era l'uomo di Achille, il suo grande amore, e nessuno tra tutti i più grandi traduttori dell'Iliade che sono esistiti, basta pensare alle traduzioni dell'Ottocento, dei primi del Novecento, i più grandi intellettuali sono consumati nella tradizione dell'Iliade, nessuno ha il coraggio di dire chi era davvero Patroclo. Patroclo era l'amante, nel senso più alto del termine, era un amore dichiarato, alcuni greci questo amore lo vivevano chiaro, era l'amante di Achille. Ecco, questo è il grande inganno che voi trovate. Lo stesso inganno che viene perpetrato, mi ha fatto piacere che tu l'abbia citato,
verso Oscar Wilde. Oscar Wilde scommette e distrugge la sua vita in onore dell'amore che gli prova nei confronti di Alfred Douglas. Lui scrive quando è in carcere: nessuno voleva accettare l'esistenza di quest'amore. Perché allora dunque io sono qua, perché siamo qua, perché è importante questo libro in Calabria? È importante perché è un testo che racconta con una straordinaria audacia culturale che alla nostra popolazione, ai nostri intellettuali, ai nostri letterati non è mai mancata, ce la siamo dimenticata, l'abbiamo nascosta sul tappeto. Racconta dell'esistenza di un amore, della possibilità di vivere una propria vita con amore verso se stessi, rappresentando quella che è la propria sessualità. E si sposa questo libro con il pensiero che ho citato la Bibbia, che io non amo, ci amo il Vangelo, amo l'essere, amo Gesù Cristo, lo ritengo il più grande rivoluzionario di tutti i tempi. Ecco, l'amore, vedete, non può essere racchiuso in una logica di sessi diversi. L'amore è circolare, e chi lo insegna questo se non il più grande rivoluzionario della storia dell'umanità, cioè Gesù Cristo? Gesù Cristo accoglie tutti, comprende tutti e ci insegna cosa può essere l'amore, e lo dimostra quando si accosta per esempio ad una prostituta. Anche lì abbiamo delle letture che sono ristrette ad una visione assolutamente cattolica che non permette altre letture. Gesù Cristo avrà, come ha incontrato una prostituta, certamente accolto chi non era eterosessuale. E quindi guardiamo le cose. Se guardate all'amore, chi insegna l'amore? Sempre in questo cattolicesimo, in qualche maniera, non vorrei usare termine forte, ma insomma in alcune fasi oscurantista, lo dice un cattolico, assolutamente oscurantista, di San Francesco d'Assisi. Cosa insegna Francesco d'Assisi? Il santo patrono del nostro paese. In Calabria abbiamo San Francesco di Paola, in Italia abbiamo San Francesco d'Assisi. Nei suoi scritti insegna l'amore, l'amore più alto, l'amore verso ogni cosa. Non dice l'amore verso il leone maschio, dice l'amore verso il leone, un esempio, cioè ci rappresenta un amore che è totalizzante. Allora questo libro ci aiuta a vincere l'inganno. E qual è l'associazione più oscurantista esistente in Calabria? Qual è l'associazione che nasconde a se stessa la verità, che intanto mette da parte l'amore o lo usa strumentalmente? Chi è la padrona dell'inganno in Calabria? La mafia calabrese, l'andrangheta, che è intrisa di una subcultura su cui invito a riflettere, raccontata anche dai grandi scrittori calabresi, che è la subcultura dell'omilità. È una disgrazia essere donne nella mafia, nascere donne, racconta Antonio Zagari, che è un pentito che proprio nella Lombardia. Tu sei svizzero, però diciamo, hai vissuto anche a lungo in Lombardia. Nella sua Lombardia racconta che il padre maledisse la nascita della sua sorella femmina Maria, e che quando Maria morì ringraziò: meno male che è andata così. È una disgrazia essere donne, come rappresenta un'inchiesta di una settimana fa che ci racconta un mondo che è a due passi di qua, da qua, Presidente, siamo nel 2023, un mondo nel quale una donna è costretta da mafiosi rosarnesi a subire oltraggi di ogni genere, fisici, morali, psicologici. Una donna che tuttavia col coraggio che solo le donne sanno avere, perché è vero che oggi si parla e che le migliori amiche degli omosessuali sono state le donne, perché solo le donne hanno un certo coraggio. Questa donna trova il coraggio di denunciare quello che avveniva nella sua famiglia, e il marito ex e il suocero ex vengono arrestati grazie alle dichiarazioni di questa donna. Il grande inganno si consuma in questa associazione mafiosa nella quale essere donna è una disgrazia. Immaginate cosa può significare essere omosessuale. Me la ricordo la deposizione di Tito Raso. Vedete, Tito Raso ha ammazzato 47 persone. È secondo me il più feroce killer che ci sia mai stato all'interno della 'ndrangheta calabrese. Forse lo avvicinava qualche killer reggino passato alla storia, anche per il numero di delitti compiuti sono venuti fuori molte inchieste, queste cose. Ma Tito Raso è certamente un personaggio che fa paura. Aveva movenze feline, questo sguardo velocissimo, sembrava una tigre, io me lo ricordo benissimo. Ed erano Roberto Di Panna e Roberto Venisi, due Roberti esistono. Quando Raso viene chiamato a deporre nel processo di Reno, il primo processo con cui viene colpita la cosca di Romani Molè di Gioia Tauro, Raso viene lì e gli fa la domanda a Roberto Pennisi, gli chiede, dice: ma chi l'ha ammazzato questo Caristana? Ferdinando Caristana, che era titolare
di un negozio d'abbigliamento a Gioia Tauro, sul corso di Gioia Tauro, e lui comincia a balbettare, si guarda intorno, dice, ma mi dica, insiste per mesi, chi è stato, perché l'hanno ammazzato? Lui continua a girarsi intorno e dice, ma non posso parlare, qua ci sono donne, non posso parlare, qua ci sono magistrati. Doveva dire semplicemente che Ferdinando Calista è stato ucciso perché era omosessuale e intendeva sposarsi con una donna che apparteneva ad una famiglia mafiosa di Gioia Tauro. Il problema non era dire che era stato l'autore dell'omicidio, perché lui gli omicidi aveva confessati tutti, lui stesso raccontava con una crudele prosa, seppur nel suo dialetto confuso, nel suo gergale zingaresco, ma raccontava come sparava un domani. Ma quando è stato il momento di dire di quel solo omicidio, il movente, non il nome dell'esecutore, tentennò dicendo non posso parlare, ci sono magistrati, qui c'è una donna. Ecco il grande inganno, un inganno che però non è solo l'inganno perpetrato nei nostri confronti da parte dell'Andrangheta, ma che è un inganno, come vi ho spiegato, letterario, che attraversa la letteratura del nostro paese, io dico la letteratura mondiale. Ci sono delle responsabilità rispetto a questo, ci sono delle colpe, beh certo, c'è un bigottismo che ci lascia senza parole, ci sono colpe legate alla principale confessione religiosa, che tra l'altro la confessione religiosa, ripeto, sto parlando di uno cattolico che legge il rosario ogni giorno, che è un testimone di Pizzerra, non sto parlando di un altro comunista qui, ok? Ma che ha responsabilità anche in questo caso culturale e nella traduzione dei grandi testi e nell'atteggiamento che noi abbiamo verso alcune problematiche, ma che ha responsabilità per esempio per un eccidio. Voi sapete che sono stati ammazzati, massacrati centinaia di valdesi in Calabria, che venivano imparati nei paesi, ve l'avrà mai raccontato qualcuno? Sapete che il responsabile di questa strage è uno che era un cardinale che si chiamava Enrico Ghisleri, che poi è diventato papa? Lo sapevate questo? Sì, una terra che ha contenuto non i valdesi, ha colto gli ebrei, non i valdesi, i valdesi sono massacrati. Ecco, le responsabilità ci sono, e ci sono anche nella religione, perché vedete, nei vostri paesi, ecco perché poi viene Papa Francesco e rompe tutto in Calabria quando ammazzano i bambini, perché nei vostri paesi il parroco, nei vostri quartieri il parroco gestisce le vostre colpe. Voi andate lì e raccontate ad un uomo quali sono le vostre colpe. E quindi quell'uomo, quell'istituzione, quell'uomo che carica quelle istituzioni, indirizza le comunità, perché è il custode dei vostri segreti. E se chi è custode dei vostri segreti e indirizza le comunità non ha il coraggio di rappresentare che l'amore, come insegna l'esseno Gesù Cristo, come insegna il patrono d'Italia San Francesco d'Assisi, è un amore circolare, allora l'inganno non sarà solo l'inganno che viene perpetrato nell'Andrangheta con la sottocultura dell'unità. L'inganno sarà un inganno culturale e sarà un inganno letterario che si sta purtroppo perseverando. Questo è il concetto che volevo trasmettervi stamattina. Questo è il concetto che dimostra quanto importante sia un libro di questo genere e quanto importante sia, cara amica mia, tua madre non era con te in scuola, era brava come te. E la presidente del PIL ha fatto delle cose straordinarie quella scuola, dove mi ricordo proprio le figlie di più mafiosi di Gioia Tauro che fecero outing, si dice, no? E c'ero presente io e c'era Michele Prestipino. Presero la distanza dal padre, dai padri, nella scuola di tua madre. Quindi è molto importante che questo libro vada nelle scuole e che possa essere letto. E sarebbe una cosa meravigliosa, ma impossibile, che un omosessuale diventasse capo di un clan. Ecco, questo sogno tu, Klaus, non lo puoi coltivare, perché direbbero i giuristi un reato impossibile, è una cosa assolutamente impossibile. Sappiate però che le intercettazioni vaccinali di Parma le conosco pure io, sappiate però che all'interno dell'organizzazione criminale calabrese, che si fonda sulla umanità, è pieno di picciotti e non solo, che in qualche modo praticano una sessualità che viene apparentemente condannata da loro. Un'ultima cosa, non abbiamo ancora vinto il nostro modo di porgerci culturalmente nei confronti degli omosessuali. Quando tu vuoi disprezzare una persona, quando vuoi disprezzare una persona perché la pensa diversamente da te, perché è più incline ad accogliere gli altri, perché magari
ha delle movenze che non sono uguali alle tue, tu usi un termine che è devastante, uno dei peggiori insulti che possono essere esercitati lì, in Calabria, mi dice ricchioni. Il ricchioni è un vocabolo nella semantica, nel lessico, nel gergale che noi utilizziamo per fuoco, viene sempre usato. È una parola dialettale che però viene usata, questo è un fatto grave dal punto di vista proprio lessicale, semantico. Questa parola che è dialettale viene usata in un normale colloquio tra persone che parlano solitamente in italiano, per usare un termine dispregiativo, è ricchioni. Ecco, fino a quando noi non cancelleremo questa parola dal nostro vocabolario, non avremo compiuto quel salto in avanti che meriteremmo di compiere. Grazie. Grazie a Cantoni. Allora, proseguiamo con un altro estratto del libro. Salutiamo Arcangelo che deve scappare a Cosenza. Fare il giornale. A scuola, l'ultima ora, avevamo studiato educazione civica. Mentre la maestra faceva lezione, ho sfogliato il libro, fin dove il corno non eravamo arrivati, con il programma. E leggendo la parola omosessuale mi ha incuriosito la spiegazione, però volevo capirne di più. E non hai chiesto alla maestra, no, volevo capirne di più da solo. Quindi quando sono tornato a casa ho aperto il dizionario e ovviamente ho trovato quello che cercavo. Era l'ora di pranzo, mia mamma doveva ancora rientrare, tornava sempre per le 2:30 del pomeriggio, mio padre in casa non cucinava. Così ho preso il vocabolario da solo e l'ho aperto. Ho letto tutta la spiegazione e ricordo che c'era proprio la parola gay. Non so come spiegare, ma questo termine mi ha fatto sentire talmente strano come fosse stata una scoperta. Pensavo che l'omosessualità di cui avevo letto sul libro fosse una malattia e quindi che l'essere gay si potesse curare. Si era accesa una speranza, potevo guarire. Così ho chiuso il vocabolario e ho continuato ad andare avanti. Ma era sempre un peso quello che mi sentivo addosso. Non la percepivo come una condizione propriamente negativa, fosse più una situazione che mi era capitata, però mi faceva sentire diverso rispetto agli altri, perché nessuno mai era venuto a raccontarmi la stessa cosa che avevo letto io. E allora, prima di cedere la parola al dottore Luciano Gerardis, consentitemi anche in questo caso di leggere un breve estratto del suo curriculum. Oltre che ormai io lo dico dappertutto, essere il punto di riferimento di questa mia attività, perché quando ho bisogno di un consiglio, quando ho bisogno di un suggerimento, io immediatamente chiamo il dottore Gerardis, che è stata la prima istituzione che io ho incontrato da quando sono stata eletta e che poi mi ha accompagnato e continua ad accompagnarmi in questo percorso. Quindi grazie dottore per la sua vicinanza. E allora, pretore a Caulonia, poi nell'apertura della frazione Regina di Gallina, giudice del Tribunale di Reggio Calabria, poi presidente di sezione del Tribunale di Reggio Calabria, fino a presidente del Tribunale, prima di essere nominato nel 2016 presidente della Corte d'Appello di Reggio Calabria fino al 2022. Promotore del progetto Civitas, per costruire un percorso condiviso con gli organi di rappresentanza delle associazioni economiche, imprenditoriali, del sociale e di volontariato delle scuole per un comune obiettivo, legalità e diritti. Un'associazione che vuole contribuire a rendere fruibile e aprire ai cittadini le istituzioni con senso del dovere e spirito di servizio, affinché ognuno possa essere data risposta e garanzia di diritto nel rispetto dei principi del bene comune. Grazie. Grazie professoressa, io la ringrazio anche per queste sue cortesie, per le cose che dice. Io ringrazio lei e ringrazio il dottore Latino, perché mi avete invitato e consentito di intervenire, e io lo faccio anche se, come si sente, la mia voce rivela che non sono al meglio, ma ci tenevo comunque ad essere qui per una testimonianza di vicinanza a queste problematiche e a chi purtroppo soffre per queste problematiche, anche una testimonianza di impegno per come dico. Non parlerò di 'ndrangheta, di queste cose, pur essendo magistrato, perché l'argomento è stato assolutamente sviscerato finora. Mi interessa piuttosto un aspetto umano e sociale
che emerge molto bene da questo bene. E io mi complimento con il dottore Latino, con il giornalista autore del libro, perché questo è veramente un libro vero, che ha una lettura facilissima e avvincente, davvero si legge in un fiato, perché è un libro che racconta emozioni, le emozioni di chi si è raccontato e le emozioni di chi ha raccontato, e sono emozioni umane verissime che prendono appunto già leggendo il libro e ponendo problematiche molto, come dire, forti e importanti. E questa vicenda che riguarda il libro, che viene raccontata nel libro, questa vicenda di Davide, è una vicenda tutt'altro, direi io, che singolare. Nell'approcciarmi alla lettura pensavo di trovarvi quello che poi ho trovato, che cioè una serie di vessazioni di una società assolutamente impreparata e che si scaricano su chi ha il coraggio di essere se stesso e che viene insolentito, non solo insolentito, ferito costantemente proprio per questo coraggio che ha di essere se stesso. Come tutti sappiamo, questo fenomeno, un fenomeno purtroppo culturale, riguarda il mondo intero. Un recente sondaggio di un istituto statunitense ha fatto un po' una chiarezza statistica su quello che è nel mondo il fenomeno del diverso orientamento sessuale. Sappiamo dunque che circa 34 stati sono oggi legalizzano il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma al tempo stesso ci sono altrettanti stati che addirittura criminalizzano il rapporto tra persone del diverso sesso, e ci sono degli stati che vanno davvero giù pesantissimi, fino a porre a rischio la vita di chi ha il coraggio di vivere una sessualità diversa per come vivere se stesso. In Italia il fenomeno non è così, non sembrerebbe statisticamente così drammatico, nel senso che non siamo all'anno zero. Non siamo all'anno zero intanto sotto il profilo normativo, perché finalmente si è ottenuto poco, ma certamente non siamo all'anno zero con il riconoscimento delle unioni civili. Ripeto, molto poco, questo ritorna nel libro, nel racconto anche di Davide, voglio dire, ma è un primo passo. Ma anche nel sentire comune c'è un 70% di popolazione che è favorevole al matrimonio tra persone dello stesso sesso. Io qui devo dire, leggendo queste statistiche, c'è stato qualche dato che era, come dire, eterodosso rispetto a quello che è la narrazione che fa, perché Davide racconta cose terribili, però poi dice che le principali ingiurie, le principali vessazioni, le sofferenze che ha subito, le ha subito dai suoi coetanei principalmente. Ecco, la mia esperienza nelle scuole, la mia esperienza con i giovani, che vedo sempre più sensibili a queste problematiche, e questi dati statistici ci dicono invece che l'82% dei giovani è favorevole al matrimonio della persona dello stesso sesso. Ed è sicuramente un fatto vero che le ultime generazioni, le più giovani, non proprio le ultimissime soltanto, ma le più giovani, vede Davide, io quando ho letto che lei è del 1995 sono stato molto colpito, sa perché? Perché la mia seconda figlia è sua coetanea. E quel dato, che lei è nato nel 1995, mi ha fatto subito pensare a me,
che su queste tematiche è estremamente sensibile e vedo come lei tantissimi coetanei, tantissimi suoi coetanei, quanto sono sensibili, giustamente sensibili a queste problematiche. Quindi avere letto nel libro che lei ha subito particolari restrizioni proprio dai suoi coetanei, questa è una cosa che devo dire mi ha molto colpito. Un'altra cosa che mi ha molto colpito è questa, che lei avrà vissuto una realtà di una realtà molto molto chiusa. Vede, mi colpisce molto la sua solitudine. Lei ha vissuto una vita sostanzialmente di solitudine nella società. E probabilmente, per quanto i suoi genitori abbiano cercato di aiutarla, e si vede, una solitudine anche all'inizio interna al suo modo di essere e di vivere. Molte delle problematiche che lei ha sofferto, le ha sofferte perché lei è stato solo. Quando lei fa riferimento a quei due episodi che mi pare di capire hanno poi dato luogo a manifestazioni pubbliche, riferisce che queste manifestazioni pubbliche sono state assolutamente sporadiche, occasionali, ma non sono state seguite poi da nulla. Ecco, io qui sono convinto di poter dire una cosa. Vedo qui le rappresentanti dell'Arcigay, anche della GEDO, che mi confermeranno. Probabilmente posso dirlo che Reggio, pur con tutti i suoi difetti, mille difetti che tutti conosciamo, quant'altro, sui quali non torno, è una realtà un po' migliore di quella che ha vissuto Davide. E io questo lo percepisco proprio da questo vivere che abbiamo, che vedo che si manifesta anche nel modo di proporsi di queste associazioni, che hanno un loro radicamento, hanno una loro presenza, hanno una loro vivacità anche culturale. Allora mi viene da dire che questa solitudine che lei ha vissuto certo non è stata probabilmente la causa iniziale, ma non l'ha aiutata per nulla a superare il problema. Allora io vedo questo suo problema, si fa per dire, insomma, questi problemi che lei ha vissuto nella sua vita, non parlo di altro, parlo proprio dei problemi causati dagli altri, no? Cioè queste sofferenze che le sono state inferte, le vedo rapportate a tutto un mondo di fragilità che subisce queste stesse dimensioni e queste stesse problematiche. Queste problematiche ce l'hanno, come si diceva prima, le donne hanno aiutato molto a crescere, crescere, lo diceva prima il dottore Davide, mi pare, no? A superare, hanno aiutato molto il mondo arcobaleno a superare certe problematiche, ad affrontarle quantomeno e a ridurne l'impatto devastante di una società non preparata a tutto questo. Allora io credo, bene, che è proprio, che mi avvio a conclusione perché non voglio fare perdere tempo a voi, io credo questo: di fronte alle fragilità che la società presenta, c'è un modo per rispondere, che è la solidarietà e il fare squadra. Cioè, fin tanto che si rimane isolati nel proprio mondo e nella propria esclusiva problematica, questo non si viene fuori dal problema. Intendiamoci, questi problemi sono aspetti culturali importanti, e come ogni aspetto culturale presuppone uno sviluppo e una maturazione.
situazione che non sarà di domani né di dopodomani, ma che sarà un fatto sicuramente di crescita, anche se devo dire questi ultimi tempi, come giustamente veniva rilevato anche da questa stessa ricerca, in questi ultimi tempi questi fenomeni, questa sensibilità verso queste problematiche è sicuramente molto molto cresciuta. Cioè c'è un dato comune che lega i vari paesi nel mondo, che quando l'orientamento sessuale viene bene o male normato, sia pure parzialmente, come nel nostro caso, con l'unione civile, eccetera, quando questo accade, cresce la consapevolezza e cresce anche il rispetto. E qui non mi sfugge quella sua differenza fra tolleranza e rispetto. È giusto che lei parli di rispetto, perché vede, qua ci troviamo di fronte a diritti umani, quei diritti inviolabili dell'uomo, dell'articolo 2. Ci troviamo di fronte all'eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso e di sesso, che è dell'articolo 3 della nostra bellissima Costituzione. Purtroppo la nostra Costituzione non va a cambiare, andrebbe attuata, lo diciamo da tempo, diciamo tanti, no? E purtroppo invece non è attuata la nostra Costituzione. Però il problema è sempre quello, cioè che dobbiamo attuare e portare avanti i diritti umani. Lei ha assolutamente diritto al rispetto, ed è incredibile come la gente si arroghi il diritto di insolentire chi vive la propria personalità in maniera libera. Il fatto che ci siano persone che di fronte a chi vive con coraggio e manifesta se stesso, si permettano di sindacare al punto da ingiuriare, da insolentire, da commettere gesti vari di danneggiamenti, se non addirittura percosse, violenze personali. E questo è ancora incredibile che tutto questo accada, ma purtroppo sappiamo tutti che accade. Allora torno al problema. Io credo che da queste questioni non vanno viste nella loro singolarità, nella loro individualità, ma in un contesto molto più ampio. Questo contesto molto più ampio è quello dei diritti, ed è dei diritti di tutti, perché i diritti o sono di tutti o non sono diritti. E allora E allora, noi stiamo cercando da tempo, da anni, di creare una rete che fa fermi i diritti di tutti. Questa rete, questa esperienza di questi ultimi 11 anni ci ha dimostrato alcune cose. Questa è davvero una rete a strascico, perché prende sempre di più, si allarga sempre di più, è come una slavina che poi diventa valanga. L'importante è non restare nella propria solitudine e vivere le questioni che, dei fragili, delle persone più fragili, chiamiamole così, che tali non sarebbero, ma che in realtà lo sono rispetto a una società aggressiva, di questo si tratta, legare assieme tutte queste mancate, denegate affermazioni dei diritti. Allora, più saremo forti, più saremo uniti, più saremo consapevoli di questo, più riusciremo a capire che le problematiche vanno viste tutte assieme e si tengono tutte assieme, più saremo forti e più risponderemo. E io qui davvero ricordo e concludo quello che lei dice, citando Venturino, che l'utopia è una realtà prematura. Ecco, l'utopia deve diventare una realtà. Questa non è neppure un'utopia,
il fatto che finalmente tutti possano vivere senza fare, manifestando se stessi liberamente, senza naturalmente ledere i diritti degli altri, ma affermando fino in fondo i propri, ecco, questa deve diventare realtà, e deve realtà, diventare realtà prima possibile. E qui davvero sono anch'io, come lei, ottimista, nel senso che passa tempo, ma questa realtà ci arriveremo. Su questi terreni forti, dei valori veri, non si perde mai, si vince e si vince. Grazie dottore, e proprio per riprendere quello che lei ha detto, i diritti di tutti, al garante della salute, la legge regionale che l'ha istituito, attribuisce il compito di verificare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti di tutte le persone, indipendentemente dal colore, dall'età, dal sesso, dall'orientamento sessuale. Quindi questo è il mio impegno. Tra l'altro, dottor Davi, questa è una figura che ha visto la luce per la prima volta in Calabria, elezione nel dicembre scorso dal Consiglio regionale, dopo 14 anni dall'emanazione di questa legge regionale che ne definiva compiti e funzioni. Per cui un riferimento istituzionale importante per il cittadino, per le associazioni, per il personale medico, a cui vengono poi segnalate di servizi, anomalie nei confronti del servizio sanitario, e quindi poi si rapporta con le istituzioni per risolvere poi la problematica. Tra l'altro, la prossima settimana presenteremo i risultati di questo primo anno di attività, migliaia di segnalazioni ricevute, il 90% riscontrate positivamente, perché è davvero gratificante questo compito per me, che tra l'altro sto esplicando, mi creda, come una missione. E allora procediamo. E allora, nel libro Domenico parla di disegno preordinato. Allora, oggi è il 9 dicembre 2016, con delibera 183, la giunta comunale di Gioia Tauro decideva di intitolare a Ferdinando Carizona questa via nel centro città, e oggi, il 9 dicembre 1980, esattamente 43 anni fa, nasceva a Palermo Arcigno, la prima associazione italiana di promozione sociale, che si batte per la parità dei diritti e l'autodeterminazione, il superamento di stereotipi e pregiudizi, recita lo statuto, nei confronti delle persone LGBTQ e contro ogni forma di discriminazione. Opera su tutto il territorio nazionale, con 74 comitati territoriali e associazioni aderenti, grazie alla partecipazione di migliaia di volontari e attivisti. Allora, oggi abbiamo il piacere e il privilegio di avere qui con noi la presidente nazionale di ACE, Natasha Maes, giornalista, prima presidente donna nella storia di ACE. Grazie, io sono molto felice di essere qua, ringrazio la dottoressa Stanganelli per l'invito, vengo sempre molto volentieri a Reggio Calabria, e lo sanno che sono le persone che sono sedute qui con me e che, con cui vorrei, dico la verità, condividere proprio questo tavolo. Sono Michela Calabro, che so che non c'è oggi perché avevo un impegno familiare che non potevo evitare, che è la presidente di ACE Reggio Calabria, Mirella Giuffrè e Francesca Panucci. Panuccio, e ho visto anche Lucio D'Attola, che era un po' che non vedevo, e ci sono sicuramente tantissimi attiviste di questo territorio che in Arcigay hanno una casa, ma che da Arcigay parlano fuori col resto delle persone, perché questo è il nostro obiettivo. Gli stimoli sono stati tantissimi, la riflessione che proverò a portare nel mio piccolo, e ringrazio anche Davide Sgro per averci dato l'opportunità di ricordare una cosa fondamentale, che è la lotta ai pregiudizi nei confronti delle persone gay, lesbiche, trans, asessuali, queer, intersex, bisessuali. Io le nomino sempre tutte perché è fondamentale. È una lotta che cammina innanzitutto sulle gambe delle persone LGBTQIA+, prima di tutto passa attraverso la loro scelta, questa sì è una scelta, non l'essere LGBTQIA+, di viversi alla luce del sole, di metterci la faccia, quindi di trasformare il loro corpo in corpo politico, o in un corpo che è continuamente esposto, mi viene da dire, alla violenza, alla discriminazione,
agli insulti che prendiamo tutti i giorni. Però vorrei anche smarcarmi un po' da questa dimensione di vittime che non ci appartiene più e forse non ci è mai appartenuta. Da quando anche noi siamo nati come arcigay, da un atto di ribellione, cioè proprio abbiamo alzato la voce, abbiamo alzato la testa dopo che era accaduto un fatto gravissimo a Giarre, erano morti Giorgio e Tony, due ziti che avevano l'unica colpa di amarsi, di stare insieme, quindi sono stati uccisi per questo. Arcigay nasce esattamente così, il primo circolo di Arcigay a Palermo nasce perché non potevamo più accettare che questo che era sempre accaduto accadeva ancora nelle nostre città di provincia, ma anche nei grandi centri, e quindi non volevamo più essere soltanto vittime dell'uomo bilesbo transfobia, volevamo prenderci lo spazio pubblico, lo spazio politico, prendere parola e provare a cambiare il mondo. Quindi anche perché io lo dico sempre, rispetto al pregiudizio, le persone LGBTQIA+ hanno soltanto due strade percorribili. La prima è quella delle condanne all'invisibilità, all'anonimato, a una vita fatta di menzogne, di nascondimenti e di frustrazione legata a questa condizione, e non è una scelta che riusciamo a sostenere per tutta la vita. Anzi, le persone giovanissime sono sempre meno disposte a vivere così. E l'altra scelta è l'orgoglio, l'altra scelta è la visibilità, l'altra scelta sono i nostri pride, e l'attivismo è l'altra strada. L'attivismo si può fare dentro le associazioni, ma anche fuori dalle associazioni, anche questa è una prova di attivismo. Raccontarsi, farsi bersaglio e anche manifesto politico con la propria storia e con il proprio corpo. Quindi io su questo voglio porre l'accento, sul fatto che voi siete io vengo da una realtà come la vostra, una realtà diciamo che spesso è considerata una realtà di provincia rispetto ai grandi centri più fortunati e più privilegiati. Per me questa è la lezione più grande che mi porto dal femminismo, no? Io vengo dal femminismo, sono convintamente una femminista, una transfemminista. La lezione che mi porto più importante è quella di Bellux, che a proposito del margine che noi siamo abituati a vivere perché ad abitare, perché quella è la condizione di marginalizzazione in cui ci mette spesso la società, parla del margine Bellux come un luogo non di privazione ma di possibilità, un luogo di resistenza. Ed è per questo che io penso che proprio dalla nostra resistenza che possano germogliare di fiori importanti, no? in mezzo all'asfalto, come diceva anche Marielle Franco. Poi c'è il grande tema, e questo lo devo raccogliere per forza, e quindi questa cosa mi riallaccia a quello che diceva Klaus Davi a proposito della speranza, perché la speranza nella lotta è davvero la cosa fondamentale. Poi c'è un altro tema importante che non dobbiamo sottovalutare. Io in questi giorni mi sono sentita, e penso anche voi, molto chiamata in causa, molto ingaggiata, molto interrogata anche da quello che è successo a Giulia Cecchettin. Ho pensato che non era un femminicidio come tutti gli altri, anche se appunto era uno dei 106, 107 forse adesso di questa lista dell'orrore. Perché? Perché quello che è successo stavolta è che ci siamo indignati davvero, cioè abbiamo capito che non ne potevamo più, abbiamo assunto la responsabilità del cambiamento, almeno mi piace sperare che sia così. E abbiamo messo a fuoco una cosa importante che vale anche per la bilesbo-transfobia, cioè che questo tipo di violenza, come la violenza sulle donne, non è un problema delle persone LGBTQIA+,
classe, è un problema di tutte le altre persone, come la violenza di genere è un problema degli uomini, quindi dobbiamo puntare ad educare la comunità storica degli uomini, come la chiama Lea Melandri, così anche l'uomo con lesbotransfobia è un problema delle persone che non accolgono la diversità, non è un problema delle persone LGBTQIA+, non si può dire loro quello che si dice alle donne, che non si devono mostrare, sono troppo esibizioniste, che queste cose le devono fare a casa loro, che se la sono un po' cercata, no? Se hanno un'espressione di genere troppo eccentrica, se sono uomini hanno dei tratti troppo femminizzati, no? nel loro aspetto. E quindi queste narrazioni da cui dobbiamo prendere le distanze ci fanno capire che la matrice è la stessa. Quando parliamo di violenza maschile sulle donne, di violenza di genere, quando parliamo di omobilesco-transfobia, stiamo parlando della stessa cultura patriarcale, che come non prevedeva le donne, adesso non prevede le persone LGBTQIA+, in particolare le persone trans e non binarie, che sono nel mirino della violenza anche istituzionale a cui stiamo assistendo. E noi dobbiamo colmare un ritardo enorme che ha questo paese, che è un ritardo legislativo ma anche culturale, perché è prima di tutto culturale. Sono necessarie alcune leggi, noi lo diciamo da sempre, perché alcune leggi hanno anche il potere di fare cultura. Ecco perché faceva così tanta paura la proposta che poi è stata affossata, no? il cosiddetto DDL Zan, no? La proposta di legge di contrasto alle discriminazioni basate sull'orientamento, l'identità, sesso e genere. Perché era una legge che provava a fare anche cultura, no? Nell'articolo abbastanza contestato che proponeva interventi nelle scuole, proponeva più che altro una responsabilizzazione delle scuole come comunità educanti rispetto a questi temi, era una legge scomoda che faceva paura a questo paese. Quindi noi abbiamo bisogno di leggi, ma abbiamo bisogno anche e soprattutto di fare molta cultura. Ed è per questo che io guardo con preoccupazione le dichiarazioni di Valditara a proposito di quello che farà nelle scuole, i programmi di educazione alle relazioni che sta immaginando di calare nelle scuole. Questo perché? Perché nelle dichiarazioni che abbiamo letto sembra che appunto le nostre relazioni non siano previste, cioè l'educazione alle relazioni che di nuovo esclude sulla base di un principio di discriminazione le relazioni tra persone dello stesso sesso genere. E come si fa a parlare di consenso, come si fa a parlare di educazione alla sessualità consapevole, all'affettività, alle relazioni, senza prevedere l'orientamento e l'identità sessuale e di genere delle persone? Come si fa a farlo ignorando che la maggior parte delle persone giovanissime oggi si stanno interrogando su questi temi? I dati ci dicono che sono tantissime le persone che si definiscono non binarie, che rifiutano le gabbie di genere, che stanno sperimentando il proprio orientamento sesso-affettivo diverso da quello della maggioranza delle persone. Ecco, quindi diventa per noi un obbligo morale, un imperativo etico, vorrei dire, impegnarci per cercare di costruire un'alternativa al mondo che non prevede le persone LGBTQIA+, le discrimina e usa nei loro confronti violenza, perché non vogliamo più fare la conta dei nostri morti, come non vogliamo fare o delle persone aggredite, abusate, violentate, come non vogliamo fare la conta dei femminicidi, vogliamo delle nostre sorelle, vogliamo proprio un altro mondo e vogliamo costruirlo insieme. Non possiamo costruirlo soltanto noi come persone LGBTQIA+, soltanto le donne, abbiamo bisogno di tutte le altre persone, di alleanze importanti, di un'assunzione di responsabilità collettiva rispetto a questo tema. Quindi il cambio di passo che vi chiedo e che chiedo continuamente, tutte le volte che ho l'opportunità e anche il privilegio di parlare in questi contesti, è che dobbiamo ricordarci che è una nostra precisa responsabilità non girarci dall'altra parte in questo momento, intervenire quando qualcuno dà del frocio a qualcun altro, provare a
un lavoro educativo su ogni singola parola, su ogni singola battuta, perché le parole sono pietre, diceva Carlo Levi, che feriscono le persone e creano distanze anche tra persone. Quindi non vi farò l'elenco di tutte le cose che sono necessarie in Italia in questo momento, anche se sappiamo che basterebbe anche una legge minima appunto contro le discriminazioni basate sull'identità, o basterebbe anche riconoscere i figli e le figlie alla nascita delle nostre famiglie, delle famiglie omogenitoriali. Vi dirò che invece abbiamo bisogno di voi, vi dirò che abbiamo bisogno di ognuno di voi per poter cambiare questo paese. Lo possiamo fare soltanto insieme, lo possiamo fare soltanto prendendo parole in maniera corale, in maniera collettiva, appunto, non pensando che il problema di certe categorie minorizzate, e questo, guardate, riguarda il razzismo, l'abilismo, la grassofobia, il sessismo, l'omobilesbotransfobia, riguarda tutte le discriminazioni, non è un problema soltanto di chi viene discriminato, è un problema di tutta la società. Il livello di benessere di un paese si misura dalla felicità delle persone che quel paese lo vivono e lo abitano. E noi scontiamo soltanto una colpa, e non ci stiamo più che questo accada, che è questa, quella di aver lottato sempre per il nostro diritto alla felicità. Grazie mille. So che voleva dire qualcosa il dottor Dante. Sì, ne approfitto sempre nei dibattiti. Io ne approfitto, scusate, un conflitto di interesse, ma c'è un giornalista, mi occupo di famiglie di 'ndrangheta, di storie di famiglie di 'ndrangheta. Non sempre le persone pubblicamente ne parlano, lanciano cose, molta gente mi contatta privatamente, quindi lascerei il mio numero di telefono per chi avesse qualche storia. 393, se lo volete annotare, 393-333-0028, è il mio numero, c'è Pedà. Me la puoi provare, quindi 393-333-0028, chi avesse qualche storia, qualche denuncia, qualche cosa. Ecco, diciamo, anche da questo tipo di telefonate sono uscite storie come l'ordinanza sul Borghetto, persone che hanno chiamato, che hanno raccontato, che mi hanno consentito di entrare nella storia di quella famiglia. Chiedo scusa, ma ne approfitto sempre in tutti i convegni. Grazie. E allora, procediamo con un altro estratto del libro. Il nostro terzo appuntamento avvenne a casa di nonna Iris, su esplicita richiesta di Davide. Reputai fosse indelicato domandargli come mai avesse scelto di cambiare location così all'improvviso. Magari se i genitori avevano dato fastidio alla presenza di un giornalista in casa, può darsi che non si fidavano o che comprensibilmente non volevano che il figlio si esponesse così tanto e ancora una volta con uno sconosciuto, dopo tutto quello che gli era accaduto. Sapevo che in qualche modo avevano ascoltato parte dei nostri discorsi e pensai che doveva essere imbarazzante e anche doloroso ripercorrere, anche se origliando queste frasi da un'altra stanza, tutta la vita travagliata e travagliata e tormenti del figlio sulla propria sessualità. Giungendo a casa di nonna Iris, dove c'era anche il fratello maggiore di Davide, un ragazzo affabile, che si presentò introducendo un breve discorso di circostanza sulla stampa e su alcuni giornalisti di sua conoscenza. Dopodiché, senza chiedere il motivo della mia presenza, probabilmente già lo conosceva, con molta discrezione ci lasciò e tornò in cucina a preparare il caffè. Mi colpì constatare che una donna, così avanti negli anni, la nonna di Davide, dava proprio l'impressione di essere anni luce più avanti di tanti giovani vecchi e più aperta ed evoluta rispetto a gran parte della società che ci circondava. A lei bastava l'affetto del nipote e sapere che stava bene. Immaginai Davide da bambino correre lungo questa casa e escogitare qualsiasi scusa per sfuggire alle grinfie dello zio che gli intimava di fare i compiti. Tutte le volte che avevo dormito lì nel fine settimana, le volte che da ragazzo aveva trovato rifugio, una carezza da parte di quella nonna straordinaria che non gli faceva tutte quelle domande che invece gli poneva la gente sul suo aspetto, sul suo modo di vestire, sugli orecchini che portava o sui suoi capelli blu. Relatore. Sono nato in Svizzera dove ho trascorso l'infanzia. Sono di origini fuscandesi, ma da qualche anno cittadino d'adozione di Cleto, questo splendido borgo affacciato sul basso Tirreno cosentino. Su questo luogo virtuale vorrei raccogliere un po' tutta la mia attività
università pubblica, parliamo del suo blog, della sua casa editrice, Officine Editoriali da Credo, che spazia dalla politica all'associazionismo, attività sulle quali sono impegnato da oltre 30 anni. Lo scopo è suscitare il dibattito, sono convinto che solo attraverso di esso la società possa formarsi ed evolvere. Dove questa rivoluzione ci porterà non lo sappiamo, ma penso che gli ultimi decenni, con l'enorme accelerazione della vicenda umana e le trasformazioni che stanno accadendo, possa trovare sbocchi inaspettati, sia in senso positivo che negativo. Nel novembre del 2019 ho fondato le Officine Editoriali d'Atleto, una piccola casa editrice che faticosamente ma con tenacia sta cercando di farsi spazio nel panorama editoriale. Non siamo soltanto il prodotto delle nostre esperienze, influenzate dall'ambiente che ci circonda e dal contesto sociale in cui viviamo. Siamo anche ciò che leggiamo. Ecco quindi il mio ultimo impegno nel sociale, l'editoria, qui in Calabria, esattamente dove necessita la moltiplicazione delle iniziative volte a incrementare il consumo preferito della mente, ovvero la conoscenza che non può che avvenire anche attraverso i libri, in tutte le sue forme, cartacei, elettronici, visivi o da ascoltare. Chi scrive vive due volte. Marco Marchese. Grazie, io ho la necessità di alzarmi perché la schiena. Allora, noi viviamo in un paese dove una quantità di persone ha sofferto un frangente della propria vita, in alcuni casi addirittura per tutta la vita, per delle caratteristiche umane. Partiamo, diciamo, da quello un po' più banale: troppo alto e troppo basso. È troppo magro, è grasso, è vecchio, è straniero, è negro. Quello lì è lo scemo del paese. E in tutto questo poi dopo ci sono le persone LGBTQI+. A me piace sempre ricordare che cos'è questo acronimo, quindi sono le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersex, queer e tutte le altre persone che non si identificano nel binarismo di genere, cioè vale a dire in quella cosa che non si sa chi ce l'ha imposta, perché ormai si è perso nella storia, maschio, femmina, ok? E che ci accompagna attraverso l'istruzione per tutta la vita. Io sono un fabbricante, cioè io lavoro con le parole perché fabbrico libri, ho fondato una casa editrice, questo libro è nato, l'ho voluto, quando mi è stato proposto dal mio amico Davide Sgrove, una persona che io conosco ormai da tanti anni e so le sue vicissitudini a Catanzaro, ciò che lui ha subito, e poi attraverso questo incontro con Domenico Latino, Gioetano, mi ha dato l'opportunità, appunto, felice, no? Di leggere il testo che ha elaborato Domenico, sul quale abbiamo lavorato, e vi dirò di più, è stato un percorso anche di crescita culturale di Domenico, che ha scritto nel libro, e quindi se volete avere dopo il piacere di portarlo una copia a casa, io mi trasferirò al banchetto che è proprio là vicino, e quindi ognuno potrà liberamente acquistarlo naturalmente, quindi vi accorgerete anche della crescita culturale del giornalista Domenico Latino, che ha fatto questa lunga intervista sulle vicissitudini, sulle discriminazioni, sulle vessazioni. È il termine adatto. Non mi era venuto in mente vessazioni che ha subito Davide Sgro da una serie di persone e in vari luoghi della Calabria, in particolar modo a Catanzaro. Le parole sono pietre, vero? E allora, se le parole sono pietre, noi dobbiamo fare uno sforzo culturale per, quando si parla di caratteristiche umane, di abolirne una. E lo so, viene spontaneo, cioè non è, per chi l'ha pronunciata quest'oggi, non è assolutamente un rimprovero, va bene? Perché è più forte di noi, viene spontaneo. La parola diversità. Vi spiego perché va abolita. Tutto quello che viene riconosciuto come diversità, anche nella sua accezione positiva,
diversità porta ricchezza, la diversità arricchisce il contesto culturale, la diversità è l'antitesi di quello che è la discriminazione, perché ti fa vedere che insomma le persone che ci sono tanti modi di pensare, che ci sono tanti modi di esprimersi, tutto ciò pensi. Nel momento in cui noi riconosciamo la diversità, cioè riconosciamo la caratteristica umana come diversità, in quel momento noi stiamo discriminando, perché legittimiamo uno standard che è stato stabilito da chi? Se io sono diverso e il mio amico Klaus no, allora significa che lui risponde ad uno standard che è quello eteroaffettivo nelle relazioni romantiche, quanto è brutta la parola eterosessualità, omosessualità, però Klaus appartiene allo standard, io, anche se questa definizione diversa nell'accezione positiva, il ragionamento sottostante è discriminatorio. Chi l'ha stabilito questo standard? E poi quando parliamo di omosessualità, che ne abbiamo memoria fin dalla notte dei tempi, fino a quando, cioè da quando c'è, diciamo, la capacità degli umani di scrivere, di lasciare delle tracce, noi abbiamo consapevolezza del comportamento omosessuale, questo standard chi l'ha stabilito? E chi ha stabilito che con gli altri devono essere diversi? Vedete quanto è importante abolire la parola diversità. Chiamatelo vario, chiamatelo Pippo, chiamatelo come vi pare. Ma dobbiamo essere consapevoli che fino a quando noi nella nostra società continueremo ad alimentare questo standard, noi continueremo a discriminare, non solo per orientamento sessuale, perché le discriminazioni, cioè il superamento, le iniziative, le lotte per il superamento di qualsiasi forma di discriminazione, a pari dignità, quindi non c'è, come posso dire, la questione LGBTQI+, che è più importante rispetto ad un altro tipo di discriminazione, che può essere quella, per esempio, una discriminazione di cui non se ne importa nessuno, le persone disabili, per dire, no? Cioè, chi se ne importa se questa sala è accessibile? E lo è, per fortuna. Oppure no, cioè oggigiorno proprio di questo non se ne importa praticamente nessuno. Allora, qualcuno ha detto che se ne sarebbe occupato, no? Ah, figurati, vabbè, quello, ci sono anche tantissime leggi che sono state varate, che sono letteralmente disattese sempre a questo, quindi possiamo mettere in questo numero addirittura il Parlamento della Repubblica Italiana, che non riesce a far rispettare le leggi che produce. Vabbè, ma questo qui c'è un nuovo ragionamento che ci porterebbe lontano. Io sono fiero, felice, orgoglioso di aver pubblicato questo libro, e non voglio togliervi altro tempo, e quindi vi aspetto lì al banchetto se lo volete portare a casa oggi, e vi ringrazio davvero tanto, tanto, tantissimo per il tempo che avete dedicato in questo sabato mattina per essere qua. Grazie mille. Grazie. E grazie a Anna Maria, che è una forza della natura nell'organizzare le cose. Grazie. Allora, procediamo con un altro estratto del libro. Davide fa coming out con i genitori. Passano 3 giorni e a casa non vola una mosca. Poi spiega perché scoppia l'inferno. Cominciano i litigi, volano parole grosse, parole che spesso servono solo per colpire l'interlocutore con il quale stai litigando, ma che in realtà non si pensano veramente. Questa situazione, questo conflitto tra di noi, dura all'incirca fino ai miei 22 anni, solo che io, per non sentirli, stavo sempre più spesso fuori e andavo dalle mie amiche e la sera ricominciavo a piangere. Davide aveva 22 anni, per un anno e mezzo ha vissuto in una casa famiglia, portando con sé solo uno zainetto con un ricambio. Successivamente ha trovato un lavoretto che gli permetteva di pagare l'affitto e andare avanti, anche con l'aiuto di nonna Iris. Mi ha accolto un operatore, un'altra sua collega, riuscì a sfogarmi con l'operatrice, mi ispirava fiducia. Le raccontai quello che avevo passato. La tua situazione sicuramente li ha colpiti tanto, ma prima o poi riusciranno a superarla, mi diceva lei. E io le rispondevo: non lo so, non credo che riusciremo ad abbattere questa barriera. E
Allora oggi Davide, questa barriera l'abbiamo abbattuta tutti assieme, per te e tutti quelli come te che ogni giorno lottano per l'affermazione dei propri diritti. Quindi grazie per questa testimonianza che oggi ci offri. Allora, oggi per me è un giorno memorabile ed emozionante. Presiedere per la prima volta davanti a delle cariche istituzionali e affrontare un tema che oggigiorno è ancora tabù è davvero importante. Poter raccontare di me e far capire quanto ancora in Italia c'è da lavorare. La discriminazione, che sia per la propria identità, per il proprio orientamento sessuale, per il colore della pelle o per la propria religione, è una diversificazione che esclude l'inclusione e il riconoscimento dei pari dignità e disparità di trattamento, in spregio ai fondamentali principi di uguaglianza sociale e politica, per cui una persona viene ingiustificatamente trattata in modo diverso, esclusa da un servizio o da un'opportunità, un lavoro, una casa, una prestazione sociale, sanitaria, un mezzo di trasporto pubblico. Chi è vittima di discriminazione spesso non è tutelato dallo Stato, che non dà la giusta importanza all'accaduto e non offre servizi per poter intervenire in supporto di chi è costretto a subire ingiustizie e angherie. E io posso testimoniare tutto ciò. Sono anni che aspetto giustizia da varie violenze subite e anche denunciate, una tra le quali mi ha costretto a scappare da casa. E andare a vivere a Napoli. Per tale motivo spesso chi subisce una discriminazione resta in silenzio e non si chiama il fatto. Questo accade poiché talvolta l'episodio non viene riconosciuto come discriminatorio, ma viene considerato normale. Altre volte la discriminazione viene riconosciuta, ma la persona prova vergogna, paura e teme di subire ritorsioni, oppure ancora non sa a chi rivolgersi. Ecco che il silenzio diventa sofferenza. Mi sono chiesto cosa ho fatto io per creare una società migliore, quale contributo ho dato, fino a che punto posso ritenermi estraneo al male che si muove nel mondo. Non fare del male è sufficiente, oppure occorre anche spendersi attivamente per cambiare le cose. Questo libro, scritto dal mio caro amico, ormai lo definisco così, Domenico, è stato un tentativo di rispondere e di dare il mio contributo, di rispondere a chi per anni mi ha deriso, mi ha picchiato, ma soprattutto ha reso fragile la mia mente, subendo. Questo libro nasce per parlare di uguaglianza, libertà e rispetto dell'alterità, temi per i quali mi batto principalmente come persona e poi come attivista. Viviamo tempi duri nei quali molti diritti acquisiti, in primis quelli della comunità LGBTQI+, sembrano essere messi in discussione. Per questo credo che offrire ai lettori la mia storia, il mio contributo da vittima di bullismo e discriminazione e alla ricerca del proprio posto nel mondo e della propria felicità possa aiutare la riflessione pubblica e il dibattito sociale. L'intento che ha animato la scelta di raccontare la mia vita è quello di dire a tutti i ragazzi, a tutte le ragazze omosessuali che stanno vivendo momenti difficili, di non arrendersi, di continuare a coltivare la speranza, perché non sono soli e la felicità può davvero arrivare. Un passaggio fondamentale è quello delle scuole, portare questa storia ai ragazzi proprio lì dove spesso maturano forme di bullismo e dinamiche pericolose. Ha un significato molto importante per me, vuol dire spendersi in prima persona e toccare con mano la possibilità del cambiamento e della speranza. Sentir parlare ancora di omofobia fa paura, leggere di coppie gay che sono oggetto di minacce e di scherno fa paura, perché siamo di fronte a un fenomeno, quello dell'omofobia, che degenera nella rabbia verso chi si considera diverso da noi. L'omofobia è figlia dell'ignoranza, della stupidità umana, dell'incapacità di accettare che l'amore ha forme diverse di espressione e nessuna di queste può essere oggetto di schermo. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a violenza e aggressione nei confronti di giovani coppie. Il motivo? Perché il loro amore non rientra in quel becero conformismo dettato dalla norma e dalla consuetudine. Perché non hanno paura di mostrarsi al mondo per quel miracolo unico che è l'amore, in tutte le sue forme che lo rappresenta. L'omofobia, l'intolleranza, la rabbia, l'ignoranza, in qualunque forma che si palesi, lascia delle cicatrici enormi nell'anima, che sono quelle più profonde e spesso difficili da guarire.
e ferisce una società spesso capace di dirci civile a parole, ma incapace di accettare, condividere e capire. Scoprire chi è altro da noi potrebbe aiutarci ad uscire da quella gabbia di odio e stupidità che continuiamo a serpeggiare con il loro veleno, distruggendo la bellezza che l'amore, soprattutto quello più innocente. Che porta con sé. Non so quale sia il modo giusto di amare, ma so che l'amore, in qualunque forma si manifesti, è la forza più bella, l'unica capace di rivoluzionare davvero il mondo. Le parole hanno un peso. Quanto fa male sentirsi essere chiamato flore di ciò per anni, o quanto continua a fare male in tante altre persone che per questo si sono tolte la vita. Quanti gesti di violenza hanno fatto soffrire e stanno continuando a far soffrire molti giovani. Quanti accaduti hanno estremamente stravolto la vita in negativo di tanta gente. Perché diciamocela tutta, c'è chi dice è facile dire lasciali parlare, ridici sopra. C'è chi è stato forte a familiarizzare con queste parole, ma molti non ce la fanno proprio. Molte parole fanno male, perché ogni parola ha un'intenzione diversa. Mi chiedo perché, nonostante la mia forza di combattere, ho dovuto lasciare la mia terra, poiché minacciato, insultato e anche picchiato. Mi chiedo come mai uccidere. Mi chiedo come mai uscire di casa debba essere un problema, o per me quasi un'ansia. Purtroppo porto cicatrici indelebili e ancora oggi sto combattendo la depressione. Oggi mi sento una nullità ad avere abbandonato la mia propria, perché la legge ha deciso di non tutelarmi. Tempi lunghi, troppo lunghi. D'altra parte è stata l'unica soluzione di trovarmi in una città dove non pensavo mai di dover vivere. Di aver trovato un lavoro dove vengo accettato per quello che sono, ma soprattutto di aver trovato una famiglia sul posto di lavoro dove passo la mia giornata. Grazie Davide, un sorriso. Senti. Allora, prima di affidare le conclusioni al giornalista Domenico Latino, do la parola al vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Reggio Calabria, il dottore Giuseppe Zamponi. Come Giuseppe Zampogna, perché voglio ricordare un ragazzo, Nando Caristena, che faceva parte di una famiglia normale di Gioia Tauro, very normal people. E perché questo? Perché ero compagno di classe del fratello Emilio Caristena e Nando Caristena, che avevano questo esercizio commerciale sul corso di Gioia Tauro. Si giocava assieme vicino al Cinepoletano a Villa Ponzio, e questo ragazzo era tranquillissimo e normalissimo, e noi lo accettavamo di buon grado, non meritava di fare quella fine. Il papà macellaio e tutte le nostre mamme andavano a comprare la carne presso il suo negozio. Vedo che qualcuno sta a sentire, perché si ricorda. Ecco, questa è la mia testimonianza, e c'è l'ex sindaco, l'amico consigliere regionale Peppe Pedà, con cui mi congratulo per la lotta che sta portando avanti per la metropolitana di superficie. Questo è per integrare questo discorso. E finisco con una chicca di questa mattina nella rubrica televisiva, in cui c'era Christian De Sica, guarda caso ha fatto una dichiarazione in riferimento a questa problematica. Dice: io nel 1975 avevo iniziato, prima di fare l'attore, con una band. Il mio batterista era Massimo Boldi, andai a Vibo Valencia, avevo i capelli rossi con la riga in mezzo e avevo un abbigliamento un po' inusuale, e subito dalla platea mi inveirono contro di me chiamandomi Ricchione. A quel punto io ho staccato, ho smesso di continuare lo spettacolo. Grazie. Grazie. Giornalista, nato a Parma nel
1979, consegue la maturità classica, è iscritto alla facoltà di giurisprudenza, frequenta gli Atenei di Messina e Siena, inizia la sua prima esperienza giornalistica nel 2004, partecipando al recupero del Popolo Veneto, giornale soppresso dal fascismo nel 1925, e oggi pubblicato su internet come periodico indipendente. Nel 2006 nasce il quotidiano regionale Calabriola ed è diventato subito corrispondente, occupandosi di cronaca e politica, dalla Piana di Gioia Tauro fino al 2008. Sempre nel 2006, a un anno dall'omicidio Fortunio, è tra gli organizzatori di un'importante conferenza sul fenomeno dell'Andrangheta svoltasi all'Università di Pisa presso il Palazzo della Sapienza. Iscritto all'Ordine dei giornalisti della Calabria, Albo Pubblicisti, dal 2008 collabora con diversi portali di informazione online, dal 2013 è corrispondente di Gazzetta del Sud da Gioia Tauro, seguendo i principali eventi e le grandi tematiche che interessano il territorio. Per citarne alcuni, il trasbordo delle armi chimiche siriane sequestrate dall'OPAC a regime di Assad nel porto di Gioia Tauro, le condizioni di vita dei braccianti africani nei ghetti della Piana e nella tendopoli San Ferdinando, le questioni afferenti alla vita lavorativa, economica e produttiva del porto e dell'area industriale di Gioia Tauro, le tematiche legate all'inquinamento ambientale, i problemi del quartiere ghetto della Ciambra di Gioia Tauro, le inchieste sulla 'ndrangheta della distrettuale antimafia reggina. In questi anni ha fatto e continua a fare da fixer ai colleghi della RAI, di Mediaset e della televisione nazionale giapponese NHK, e direttore di diverse riviste culturali, tra le quali il magazine Quants, Tempi Moderni, distribuito su tutto il territorio nazionale. Leggo l'ultimo estratto del libro e poi cedo la parola a Domenico. Con la mente tornai al giorno che conobbi Davide. La scaletta del presentatore e la staffetta dei camerieri che adagiavano le portate al tavolo continuavano a scandire la serata di gala. Nell'aria di una gradevole musica jazz, interrotta dai nomi dei commensali che a turno raggiungevano la ribalta per tirare il treno, la startup innovativa, la storica distilleria, la campionessa di scherma, il gran luminare, il riconoscimento alla memoria, l'informatico, il vivificio artigianale, il pastaio, il ricercatore, quanta gente, soprattutto giovani che nel silenzio dell'impegno quotidiano stavano dando lustro e occupazione al territorio, raggiungendo l'eccellenza. A un tratto la voce del conduttore divenne ancora più seria e impostata, si abbassarono le luci, iniziò un discorso sulle differenze. Capimmo che era il turno di Davide. Lo guardammo per confermargli ciò che già aveva intuito, che a breve sarebbe toccato a lui. Tirò fuori dalla borsetta un foglio di carta sgualcito e scritto a penna con una calligrafia all'apparenza incomprensibile. Si alzò dalla sedia, si allontanò dal tavolo in perfetto equilibrio sui tacchi, salutò il pubblico ed emozionato cominciò a leggere. Fu così che tutti si alzarono in piedi, continuando a battere le mani, e lo seguirono con sguardo lucido ed empatico. Un via vai di abbracci, complimenti, sfumò lentamente la cerimonia, si spensero le luci. Poi quella sera ci salutarono. Scesi le scale lentamente, mentre se ne stava fermo sul pianerottolo a guardarmi, mi girai a salutarlo l'ultima volta. Ci lasciammo con la promessa di un libro che probabilmente pensavo non avrei mai scritto se non nella mia anima, e invece eccoci qui. Siamo delle anime fragili che a volte si rincorrono temendo di aprirsi all'esterno per non perdere se stesse, fino a quando non ci accorgiamo che dalle crepe dell'anima si coglie quella bellezza, quella luce che brilla, che ci guida e trasforma la fragilità in forza. Domenico Latino. Prima si sente, sì? Prima di avviarmi nel pieno delle conclusioni, concedetemi due veloci considerazioni che potrebbero sembrare banali, scontate, ma vi assicuro che non lo sono. La prima è che voglio condividere con voi questa mia emozione. Può sembrare strano che ci sia un giornalista emozionato, però di solito io questi eventi li seguo dall'altra parte della barricata, dall'altra parte del tavolo, oppure di modero, ma stavolta che tocca a me, perché io sono ad esordio, è il mio primo libro, vivo con particolare intensità ed emozione questo evento di oggi. E poi perché le conclusioni non sono mai semplici, specialmente dopo questo tavolo così autorevole e questi interventi che hanno preceduto il mio. E quindi insomma per me è particolarmente difficile, ma sono davvero felice, credetemi, di trovarmi davanti tanti amici, tante volte amici, e al mio fianco questi relatori che hanno fatto tanti chilometri per me, la dottoressa Maesi, se non sbaglio proviene dalla mia carissima Siena dove io ho studiato, Marco D'Acleto, Klaus, vabbè, arriva da Milano, e voglio sottolineare che il caro Davide è arrivato stamattina dopo una notte in treno da Napoli, quindi praticamente mi ha
dormito. Mi ha messaggiato a mezzanotte dalla stazione di Salerno, dove ha dovuto attendere 3 ore per prendere la coincidenza da Salerno a Reggio Calabria. Quindi immaginate voi quanto io possa essere felice di questo. La seconda considerazione, che può apparire scontata per un giornalista, perché noi di solito, vedete, noi giornalisti siamo abituati, perché così ci hanno insegnato, quando raccogliamo un'intervista, quando pubblichiamo un comunicato stampa, siamo abituati a censurare i ringraziamenti. I ringraziamenti sono quelli, la parte che più ci annoia, perché li reputiamo superflui e quindi noi andiamo subito alla notizia. E tante volte, chissà quanti malcontenti creiamo, perché tagliamo nel pubblicare pezzi i classici ringraziamenti. Oggi ho imparato un'altra cosa, che ci sono alcuni casi non si può fare a meno di ringraziare le persone che hanno consentito, nello specifico, che tutto ciò si potesse concretizzare. Quindi inizio con ringraziare chi mi sta a fianco, il garante della salute della Regione Calabria, che ha inteso sposare questa presentazione nell'ambito di un percorso che lei sta attuando da tempo di confronto con le varie realtà associative del territorio per sensibilizzare contro la discriminazione e portare anche, secondo insomma, le sue competenze, anche le tematiche di queste realtà associative in tema di salute e prevenzione. Dopodiché passo a ringraziare Klaus, un saluto velocissimo per la prefazione, per tutto quello che è stato detto, per il bellissimo gesto, per la bellissima iniziativa di aver deciso, insomma, scoperto questa storia, riscoperto questa storia di Ferdinando Calistena e di aver avuto il coraggio di tirarla fuori dopo tantissimi anni in un territorio dove fino ad allora era un tabù, trovando ovviamente disponibilità nell'amministrazione di allora. Il vice sindaco, l'ex vice sindaco è al mio fianco, il sindaco ce l'ho di fronte, quella storia l'ho seguita io da cronista di Gazzetta in quei giorni, insomma, quindi ne sono testimone. Grazie alla presenza dello Stato anche, è stato fatto un ottimo lavoro, e oggi a Gioia Tauro abbiamo via Calistena, una via intitolata a un martire del pregiudizio, la prima via del genere in Italia, e di questo sono orgoglioso. Dopodiché ringrazio Marco Marchese, perché non era scontato che sposasse questo mio progetto. Io sono appunto il vescovo all'esordio e non conoscevo il mondo dell'editoria così a fondo. E allora, quindi, insomma, è un mondo che mi sono accorto spesso è mortificato dalla cosiddetta editoria a pagamento. E invece Marco Marchese, con la sua piccola ma dignitosissima casa editrice, ha sposato in modo incondizionato questo mio lavoro, perciò vi ringrazio. Dopodiché i due magistrati che sono presenti, che parlano di quello della via, però insomma, Gelazzi per il mio fianco, io non ho conosciuto la presidenza della Corte d'Appello, non ho avuto questa fortuna, ma l'ho conosciuto recentemente da uomo che sta mettendo a disposizione le sue competenze, la sua grandissima sensibilità, le sue immense doti umane, non esagero perché ho avuto modo di scoprirle personalmente, al servizio della comunità attraverso il progetto Civita. E di Palma, che dire, più volte ho scritto il suo nome nei miei articoli, quando lui era PM antimafia, basta citare soltanto Centinaia di Storie, Operazione Topo, Artemisia, insomma, e quindi non lo conoscevo prima se non di nome, ma secondo me questa loro presenza oggi è un segnale importantissimo, non solo oggi, perché loro comunque vanno soprattutto nelle scuole a dare la loro testimonianza e partecipano a questi eventi, e quindi secondo me è un segnale importantissimo, un esempio plastico di come bisognerebbe abbattere le distanze, quel muro che spesso c'è dalle nostre parti tra cittadini e magistratura. Quindi vi ringrazio per questo. La dottoressa Maesi, ve l'ho detto prima, è presidente nazionale di un'associazione che non conoscevo. Pensate che prima di scrivere il libro io non conoscevo neanche questa acronimo, che adesso ho imparato, forse LGTBIQ+. Prima lo scrivevo a Marco, ho dovuto correggere più volte nel libro, insomma, questo acronimo è un mondo che non conoscevo, quindi ho scoperto, grazie al modo fortuito, ma grazie anche al mio istinto, alla mia curiosità di giornalista, e che devo dire, insomma, che mi si è aperto un mondo. Ed è importante questo, perché quello che è successo a me dovrebbe accadere a tutti. Quindi, detto questo, fatto i ringraziamenti, spero di non aver dimenticato nessuno. Vabbè, vado dato, perché insomma è un maestro, un pilastro della Gazzetta, quindi. Poi ci ha incantato con il suo excursus letterario, ero sicuro che avrebbe fatto
metafora, un esempio, insomma, tra Achille e il cugino, insomma, io lo conosco bene, quindi insomma, mi aspettavo un intervento del genere da parte di Arcangelo. Detto questo, quindi perdonatemi questi due, perché è importante stare oggi qui? È importante perché è importante confrontarsi. Il dibattito pubblico, il confronto aperto, schietto, franco, è sempre un momento di crescita, ma lo è ancora di più se partecipato e se avviene all'interno di una sede istituzionale così importante come il Consiglio regionale della Calabria. Quindi per questo sono felice. Io di solito quando seguo gli avvenimenti più importanti, e ne ho seguiti tanti, da 15 anni a questa parte, cerco di immedesimarmi in quella situazione. Io mi sono occupato di migranti a San Ferdinando, tutte storie di emarginazione, di discriminazione, perché li vorrei raccontare degli zingari, li chiamano così, io stesso li chiamo così, zingari di quartiere Ciampa, di via Ciampa, Gioia Tauro, i migranti a Tendopoli di San Ferdinando e così via. Quando mi occupo di queste storie, io cerco di viverle. Ad esempio, tante volte non mi sono limitato a riportare diverse tragedie che sono accadute nel corso del tempo dentro quella Tendopoli, famigerata, un inferno proprio, ma ci sono andato, sono entrato, sono andato a vivere, sono andato a prendere il caffè dentro le tende dei migranti, ho cercato di fare, per poter riportare al meglio la storia, la notizia, da buon cronista, ho cercato di immedesimarmi in quella situazione, forse anche al mio hobby principale, che è quello dell'attore. Io qua vedo che per voi c'è anche la mia compagnia di talent, sono attore ovviamente amatoriale, quindi come si fa il lavoro dell'attore sul personaggio, su se stesso, il cosiddetto metodo Stanislavski, io cerco di immedesimarmi in quelle situazioni per poter riportare al meglio. Tante volte le ho romanzate, ho romanzato la storia di Becky Moses, morta, bruciata, viva all'interno della Tendopoli, la storia del migrante ucciso per una pura, insomma, casualità dal carabiniero, romanzato i bambini della Ciambra che camminano scalzi tra le pozzanghere, la fogna, il fango e così via, e così ho voluto romanzare anche la storia di Davide, di un modo, appartenendo a un mondo che non conoscevo. Volevo essere alla Barbie, un libro di intervista che è fatto da una persona eterosessuale a un ragazzo appartenente a questa comunità LGBT, che non so neanche se sbaglio a definire omosessuale, ma quello che so è che questi due mondi spesso non dialogano tra di loro, e quindi questa possibilità che mi è stata data per me è importante, ma non solo per me, per ribaltare il tavolo dei pregiudizi, per ribaltare tutta questa situazione di discriminazione omofoba e omofoba nei confronti di questo mondo. Io mi augurerei che quello che succede a me possa accadere a tanti di voi, soprattutto a cominciare dalle scuole, dove spero che questo libro possa essere portato. Così ho fatto una promessa a Davide, l'ho conosciuto, appunto, l'ho già detto, insomma, nel corso di una serata di gara, alla quale non volevo neanche partecipare, e mi ha toccato così tanto la sua testimonianza che mi sono proposto e l'ho subito accettato. Sono stato 6 volte, questa intervista si sviluppa nel corso di 6 incontri. Io all'inizio mi sono arrivato a Catanzaro, città che non conoscevo, se non per il servizio della visita militare, all'epoca era obbligatorio, dovevo andare a fare la visita prima di partire militare, non la conoscevo, e sono andato con una certa ritrosia, con un certo anche, insomma, dubbio, e pensavo, che sto facendo, ma davvero sono andato a portare a termine questa cosa, appunto l'ho anche scritto, come devo fare. Pensavo di trovarmi chissà in quale ambiente, perché questo libro, vedete, l'ho scritto con tutti i miei pregiudizi e tutti i miei stereotipi. Io non lo nascondo neanche all'interno del libro. Forse è servito più a me che a lui questo libro. Perché vedete, io faccio parte di una generazione che è cresciuta durante l'adolescenza con alcuni, appunto, cliché, stereotipi. Noi siamo quelli che siamo cresciuti con le gag di quei film all'italiana, che magari adesso oggi stroncherebbero qualsiasi carriera di attore, e siamo stati in qualche modo in crisi di quella appunto, di tutti quegli stereotipi che tutt'oggi, insomma, persistono, e quindi servito a me principalmente. Mi aspettavo di trovare chissà che cosa, ma ciò si vince anche dalle domande. Io non sapevo da dove cominciare, ho pensato che in realtà con quali giocattoli giocassero da bambino, è perché io, ma già, cioè, pensavo di sapere la risposta,
che cosa lui chiedeva da piccolo a Babbo Natale, perché pensavo che rispondesse giocattoli, insomma, anche in modo femminile. La storia della Barbie è emersa quando lui l'ha raccontato dalla scuola. E mi ha colpito molto, per questo ho voluto fare il titolo su questa sua espressione, perché lui mi ha proprio raccontato che voleva essere con la Barbie, ma non per essere come lei. È la cosa che mi ha colpito di più. Cioè lui non voleva essere la Barbie perché gli piaceva la Barbie, magari anche i suoi capelli, come lui insomma ha descritto, ma per piacere a Ken voleva essere al posto della Barbie. Questa cosa mi ha fatto riflettere tantissimo, non ci avevo pensato. E quindi ho scelto di fare il libro. Ma Davide mi ha raccontato tantissime altre cose che ho condiviso: l'amore per la danza, l'impossibilità di praticare la danza, l'amore per il mare, per i colori. Questa famiglia con papà, mamma e una mamma papà, che io pensavo in qualche modo potesse aver influito sul suo orientamento sessuale, cosa che non è così. Anche qui Davide ti smentisce. Lì c'è una storia di disoccupazione, un'altra tematica drammatica qui dalle nostre parti. Un papà che perde il lavoro e che è costretto a badare ai figli, a 6 figli, Davide, giusto 7, 6 figli, tutto il giorno a cucinare, mentre dà la pozzetta a uno che prepara una pasta per l'altro, il giorno per il più piccolo, mentre la mamma è tutto il giorno fuori per lavorare. E quindi insomma il papà che va prima alla scuola, il papà che dialoga con le altre mamme, il papà che insegna alle altre mamme le ricette che prepara per Davide. Io l'ho intervistato anche il papà, è un bel capitolo. Grande assente di questo libro, volutamente, è la mamma di Davide, che io non ho sentito. La mamma di Davide, che rispetto a questa situazione del figlio, è rimasta sempre con una posizione molto severa rispetto al padre. Ma questa assenza è stata dovuta a un fallimento, e lo dico con molto senso critico, si evidenzia nel mio libro, perché avrei voluto farlo ma non sono riuscito, è quello di ascoltare anche i carnefici di Davide. Avrei voluto farlo per capire le ragioni, per capire il perché di questo accadimento nei suoi confronti, ma non sono riuscito a rinunciare. Avrei voluto farlo, secondo me avrei completato il libro. Davide come dire, prende consapevolezza del suo orientamento sessuale tornando a casa e sfogliando un vocabolario. Se ci pensate bene, deve essere drammatico. Non lo acquisisce a scuola, non fa relazione sessuale a scuola, ma addirittura sente di avere qualcosa dentro, pensa di essere malato e va a cercare la parola che è omosessuale all'interno del vocabolario e scopre di essere lui, dice: "Non sono io". Dopodiché matura questa sua condizione, tra virgolette, e decide di confidarsi con i compagni di classe che, anziché accoglierlo, anziché diciamo essere solitari con lui, lo ghettizzano e lo bullizzano addirittura. Davide comincia a vedere scritte sulle pareti del bagno della scuola. E Davide si innamora del suo compagno e ha il coraggio di dirglielo. Pensate un po', già è difficile dirlo per un eterosessuale ad una donna. Immaginiamo per un maschio, ad un altro maschio, in quegli anni, qualche anno fa, anche una volta con Catanzaro. Questo ragazzo, anziché tenere per lui, comunque rifiutare molto gentilmente, decide insomma divulgare questa cosa, e tendenza all'inferno. Davide che sta cambiando scuola, la superiore, Davide che viene svegliato la mattina e vede la sua macchina che ancora sta pagando a suoni di sacrifici, perché Davide fa il parrucchiere e non sempre viene pagato come è giusto che sia, la sua macchina è importata da scritto omofobo, Sportelli, Gofano e quant'altro. Davide che viene cacciato via da una discoteca perché scambia fusione con il suo compagno, perché vorrebbe essere oggetto di rissa all'interno della discoteca. Davide che non può uscire liberamente di casa perché viene schernito, vessato, ingiuriato. È giusto tutto questo? No, ovviamente la risposta è scontata. Perché avviene? Ho cercato di scoprirlo. Ed è insieme che dobbiamo scoprirlo. Perché insomma, tutto questo non è normale. È vero che la realtà della Reggio Calabria forse è più avanti, un passo avanti rispetto a Catanzaro, dove tra l'altro Davide sogna di fare il primo gay pride, che a Reggio da qualche anno, da circa 10 anni che si fa, a Catanzaro non c'è mai stato. Dunque, cosa dire di questa storia di Davide? A me ha insegnato molto. Davide, non ti preoccupare per
gli insulti, insomma, che a volte continua a ricevere, perché ti dico una cosa, grazie a te un insulto del genere, un colpo di ricchione, me lo sono beccato anche io, perché appena ho detto che ho scritto un libro su omosessuale, il primo commento che mi è arrivato su WhatsApp è stato bravo ricchione. Quindi praticamente, insomma, come vedi, insomma, è una... Però grazie a questa tua testimonianza sono sicuro che, come ha detto Klaus, che non smetterò mai di ringraziare, all'interno delle scuole si può veramente ribaltare questo tavolo, questo muro di discriminazione, perché è dai giovani che bisogna partire per mutare appunto questa cosa. Una cosa che mi ha molto preoccupato è questa: Davide, raccontando degli insulti che ha subito soprattutto sui social, mi ha detto di essersi accorto che, perché io ho fatto notare che anche i miei tempi c'era il verso di rivolgere insulti omofobi rispetto, insomma, delle persone con orientamento diverso o in qualche modo differente da un omosessuale, e Davide mi ha fatto notare che su Facebook, siccome lui è attivista e a lui piace moltissimo provocare, no? In qualche modo, e più volte ha affrontato la tematica sui social, e qui è stato attaccato in modo feroce, e lui mi ha detto che ha notato, rispetto a quando era piccolo, che c'è molta più cattiveria oggi nella nuova generazione. Questa è una cosa che mi fa molto preoccupare. Dice a me, allora, mi insultano, mi hanno sempre insultato, mi hanno sempre rivolto degli insulti omofobi, ma adesso percepisco molta più cattiveria rispetto a qualche anno fa. Quindi questa cosa appunto è davvero disarmante, preoccupante, e per questo, insomma, che ho voluto scrivere questo volume. Io non vi voglio trattenere perché so che siete stanchi, anche io ho aperto la stanchezza quando sono dall'altra parte questi momenti, e poi si ritornano troppo. Come chiudere questa prima presentazione? Io ho fatto una dedica all'inizio del libro, una dedica alla mia famiglia e ai miei figli, anzi sono ancora più emozionato perché qui davanti a me, insomma, c'è mia moglie, i miei figli, i miei familiari, insomma, una cosa che mi rende felicissimo, e ho scritto loro affinché, cioè, anziché possano seguire gli esempi che hanno trasmesso a me i miei genitori, quindi della non violenza, della tolleranza, e che appunto possono vivere una vita di non discriminazione, dando nel mio piccolo quella goccia di contributo che può servire a cambiare il mondo. E secondo me non importa da quale parte si sta, se si vuole, se si sogna di essere una Barbie, se si sogna di essere Ken, un giornalista famoso, un magistrato, l'importante è stare sempre dalla parte giusta, e la parte giusta non può essere che quella della legalità, della cultura, della tolleranza, della non discriminazione, della non violenza. E questa è la cosa più importante. Quindi, al di là di tutto, ci si può confrontare con diverse posizioni, è giusto confrontarsi, ma sempre con questo faro. E quindi mi auguro che le nuove generazioni, in primis i miei figli, possano davvero dare il loro contributo seguendo queste direttrici, per provare a cambiare, insomma, questa società che oggi ci vede davvero in difficoltà per come stanno andando le cose. Io vi ringrazio davvero tutti per essere presenti. Passo per i saluti a E allora grazie Domenico, perché oggi attraverso questa storia che tu ci lasci, ecco, ci insegni che dalle ceneri del dolore vissuto da Davide può nascere la speranza per una Calabria migliore. Quindi grazie Domenico. Vuole dire qualcosa al nostro Domenico? Vedete, poi l'emozione sulla protestazione è una cosa che volevo dire anche in presenza di Lascia Maesi, di Davide, ma di tutti voi. C'è, scrivendo questo libro mi sono accorto che c'è anche una questione estetica, oltre che etica, nell'essere omosessuali, nel dimostrare, nel come dimostrarlo, insomma. Allora io mi sono chiesto, io andrei a mangiare una pizza in tutta tranquillità insieme a Davide? Sì, io lo farei, però non senza un certo imbarazzo, nel senso, per gli altri, perché magari posso pensare che prendere dei vecchini, vero, degli blu, arcobaleno, è vestito con così abbigliamento pride, no? Ci andrei a mangiare una pizza con Klaus Dahle, chi lo sa? È una questione estetica anche questa cosa qui dell'omosessualità,
Lei, una domanda che dovevo porre prima, cosa ne pensa? E poi chiudiamo con lei. Beh, allora, c'è un pregiudizio legato soprattutto all'espressione di genere delle persone LGBTQIA+, ma questo vale anche per le persone trans, ad esempio. Però, ripeto, è sempre un problema delle persone. Io dico che la malizia, il pregiudizio negli occhi di chi guarda non vive questa condizione. E poi quello che dico sempre è che nello specifico l'espressione di genere non è per forza indicativa di un orientamento di un'identità, anzi è un modo in cui performiamo il nostro genere, quindi a volte ha a che fare semplicemente con i nostri gusti, col modo in cui ci esprimiamo, col costume, non ha necessariamente a che fare con l'orientamento di identità. Certo è che l'occhio funzionalizzoso, che ha dei pregiudizi e degli stereotipi molto precisi, associa immediatamente un certo modo di vestirsi a un certo modo di essere. Pensiamo alla rivoluzione che ha portato nella storia del costume l'indossare per le donne il tailleur a un certo punto, è stato un cambiamento epocale. Pensiamo alla vera storia del colore rosa che nessuno conosce, quando si pensa che il rosa sia attribuibile alle bambine, il rosa anticamente nasceva prima della Barbie, appunto. Il rosa era un colore che veniva indossato dai perché era molto vicino al rosso, indicava la forza. Quindi tutte queste cose secondo me hanno a che fare con le nostre critiche culturali, che è il nostro sguardo, che possiamo e dobbiamo cambiare, perché invece le persone hanno il diritto di, appunto, di essere e di anche performare il proprio genere, di apparire come vogliono. Chiudo questa cosa dicendo una frase di un film bellissimo, chiudo questo concetto con una frase di un film bellissimo che sicuramente avete visto, di Almodóvar, Tutto su mia madre. C'è a grado che la protagonista, che a un certo punto, ironizzando un po' sul fatto che si era rifatta parecchio, e quindi diceva quali parti del suo corpo costavano di più, in realtà, per essere una persona trans, a grado dice una cosa molto importante, dice: siamo tanto più autentici quanto più assomigliamo all'idea che abbiamo di noi stessi. Grazie. E allora prima di ringraziare tutti i presenti, di inaugurare ancora una volta Domenico, che con questo libro, ecco, possa esserci una lunga sinfonia di soddisfazione, e quindi nell'aspettare poi il prossimo libro. E voglio ringraziare per essersi prodigati per la buona riuscita dell'iniziativa i servizi tecnici, vedo il signor Mata, la dottoressa Giussi Priolo, funzionario del Consiglio regionale, il funzionario di supporto dell'ufficio del garante della salute, il dottore Jacobino, e poi Tulcis in fondo, non me ne voglio te, ma io dicevo prima, una stella che brilla, la mia stella preferita, ecco, la dottoressa Fontana Margherita, che poi è quella che si prodiga sempre per la buona riuscita del mio evento qui all'interno del Consiglio regionale. Quindi grazie ancora a tutti e buona giornata.